Buonasera, buonasera, siamo ritornati, o meglio io sono ritornato in questo momento, ma in realtà siamo in una veste totalmente nuova. Benvenuto a chi c'è, a chi arriverà tra poco, a chi c'era già prima, siamo qui oggi, io come ho detto su Twitter, chi mi ha seguito, chi mi ha visto su Instagram, sono su un canale nuovo relativamente, perché in realtà mi ci avete visto qua settimana scorsa, ma è la prima volta in realtà adesso che partiamo con un nuovo format, un nuovo progetto. Questo è Studio League, che è un approfondimento realizzato da ragazzi e ragazze, insomma tutti coloro che lavorano all'interno di Atleta News, che ringrazio ovviamente tantissimo e che collaboreranno con me, anzi in realtà sono io che sto collaborando con loro, nel senso che la struttura, saluto ovviamente chi c'è in regia, poi ci saranno tutte le presentazioni e se ne occuperanno loro. Io in realtà sono un ospite, ma cercherò di essere un ospite che non sporca troppo e che anzi cerca di aiutare il più possibile. Che cos'è Studio League? Stavo dicendo, un programma di approfondimento sul mondo, sull'universo competitivo di League of Legends. Ora, tutto l'universo magari è difficile da seguire, ovviamente, sicuramente le leghe principali, più importanti mondiali, regionali, continentali, come le volete chiamare, sicuramente approfondimenti sul PG Nationals, il campionato italiano, e tutto quello che insomma possono essere notizie più importanti anche durante la settimana, lo vedremo. Anche questa settimana ce ne sono state parecchie che sono arrivate sia dall'Europa ma anche dall'LCS, quindi dal Nord America, e cercheremo di esplorare tutto questo mondo competitivo. Per quanto riguarda League of Legends, vi posso anticipare che sarà un appuntamento fisso, almeno per tutta questa stagione competitiva del Summer Split, e quindi ogni venerdì dalle 15 alle 17, così già lo sapete, non c'è bisogno che dovete prendere impegni, appuntamenti, potete disdire a qualsiasi cosa voi abbiate. Tra l'altro è pure un orario in cui c'è caldo. Anticipo, tra l'altro, mi vedrete sudare probabilmente, ma signori, abbiate pazienza, ci sono in questo momento 34, non ci credo, secondo me sono anche qualcuno in più, ci sono. Quindi fa comunque caldo, ma voi tranquillamente vi mettete sotto l'ombrellone, vi mettete a mare, vi mettete anche in casa col condizionatore sparato, non sul collo, mi raccomando, perché sennò poi vi si blocca tutta la schiena. Comunque, con un qualcosa di fresco da bere e vi godete questo approfondimento sulla scena competitiva di League of Legends. Bene, direi che abbiamo dato più o meno presentato, forse non mi sono presentato io, perché magari qualcuno mi conosce, qualcuno no, ma io sono un esports reporter, nel senso che scrivo, racconto gli esports a 360 gradi, in particolare con un focus sempre principale e in particolare su League of Legends. Io mi sono presentato, il programma mi sono prese l'ho presentato, direi che c'è da chiamare in questo momento Andrea, che dovrebbe essere pronto, collegato, per presentare invece lo staff. Andrea, intanto ve lo presento al volo. Vischio lo troverete come Vischio in generale, sia su Twitch ma anche su Twitter. Lo trovate, ovviamente. Sarà qui come mio compagno di avventure. Posso chiamarti così, Andrea, no? Innanzitutto, benvenuti a tutti quanti, benvenuti sul canale Atleta League. Io sono qui per fare da compagno a Deogemo, come già vi ha detto. Innanzitutto mi serve presentare il resto dello staff della redazione di Atleta News. Iniziamo per esempio da Nicola Masini, il generale, che è producer, e Mattia Mingione dalla regia, che tutto vede e tutto tocca. E poi chiaramente ci sono io, come vedete, sono Andrea Buzzao, mi conoscete anche come Vischio, redattore eSport per AtletaNews.com Sport. Soprattutto anche moderatore di questa giornata, insomma di tutte queste giornate che noi seguiremo. Tra l'altro, volevo anche un attimo dare un minimo di notizia sul perché si chiama Studio League. In realtà l'idea è nata da cerchiamo ispirazione fra programmi sportivi esistenti. Boh, il primo che mi è venuto in mente, anche per la mia adolescenza, nel senso che adolescenza, gioventù, perché prima di Dragon Ball c'era sempre Studio Sport. Ora, ovviamente non sarà dello stesso tipo, nel senso che non andremo con notizie becere o particolarmente trash come molte volte accade, magari, e ovviamente saremo un po' più professionali da questo punto di vista. E quindi abbiamo preso Studio League, ma anche perché, come ho detto, tutto dovete vedere dalle inquadrature precedenti, cioè io sono a casa tranquillo, col caldo, va bene tutto, ma i ragazzi invece stanno in uno studio vero e proprio, perché comunque è lo studio di Atleta News, che è appunto un studio televisivo a tutti gli effetti. Tra l'altro spero loro che, cioè li ho visti in giacca e camicia, quindi suppongo, spero che abbiano le
l'aria condizionata a palla, altrimenti non vedo come potrebbero resistere per abbastanza tempo così, no, Andrea? Ecco. L'aria condizionata è a palla come deve essere, perché come detto prima, ci chiamiamo Studio League, quindi dobbiamo sempre ricordare di idratarci, di bere sempre acqua fresca, non evitare il sole, tutte le cose che comunque vanno ricordate sempre, come è giusto che sia. Bravissimo, ovviamente mi raccomando, segui com'è, per chi magari potrebbe essere la prima volta che è capito su questo canale, ricordate di mettere il follow e grazie a tutti quelli che ovviamente lasciano un sub e ovviamente se non sbaglio ci sono anche tanti comandi per vari link, no Andrea, sei tu l'esperto, qui sono un ospite, non li conosco tutti sinceramente. Rimanere sempre aggiornati su quello che vediamo, quello che trasmetteremo durante la settimana, perché oggi voi vedete Studio League che andrà in onda sempre ogni venerdì, ma tutti i giovedì c'è in onda la Tre Talk con Martina Procaccini e Federico Marconi. Si parla di sport, si parla di e-sport, si parla di calcio, ma si parla di tante cose molto interessanti e molto belle. Vi ricordo, come ho già detto, leggiamo, di lasciare un follow al canale per non perdere mai un appuntamento dell'atleta, e poi se avete voglia di supportare il canale. Il sub è sempre molto gradito. Quello sempre, no, non si può fare altrimenti, diciamolo chiaramente. Allora, Andrea, io direi che possiamo effettivamente e concretamente iniziare con questo Studio League partendo dal PG Nations, quindi dal campionato italiano. Per un motivo ben preciso, perché comunque abbiamo scelto il venerdì anche come giorno, perché fa da collante tra la fine, diciamo, della settimana classica del PG Nations del campionato italiano e l'inizio invece di quello europeo. Ovviamente anche dell'LCS, ma l'LCS ci interessa fino a un certo punto. E certo, qualche difficoltà, magari ad esempio con l'LCK o l'LPL, di cui parleremo anche tra poco, però è anche vero che quelli sono tutta la settimana, e quindi è anche un po' complicato riuscire a parlarne in diretta sostanzialmente, perché l'LPL ad esempio è finito quarto d'ora fa, cioè 2 minuti prima che iniziassimo noi, è finita la giornata odierna di LPL con la sconfitta purtroppo ad esempio di Shadow con gli LGD che hanno perso contro i TES. L'SK forse addirittura se non sbaglio è ancora in corso, c'è il terzo game in questo momento tra Dawnbunkia e Dawnwalife che ad esempio hanno costretto al momento sull'1-1 i Dawnbunkia, campioni del mondo ricordiamolo. E poi ne parleremo anche un po' più approfonditamente perché comunque chi ha partecipato al Mid-Season Invitational è un po' distratto probabilmente in questo momento, che ci sta, è stato un torneo abbastanza intenso e stressante, se devi dire, ma appunto partiamo proprio dal PG Nationals. Io partirei con un recap di quello che è successo in questa settimana del PG Nationals, che ricordiamo è la prima, siamo già alla prima settimana di ritorno. Ora io non so se a qualcuno dispiace, a me sinceramente in realtà sì, perché cioè, sta andando via veloce, sta andando via un po' troppo velocemente, però facciamo che ci accontentiamo, ecco, che siamo alla quarta settimana e già stiamo finendo, cioè considerate che mancano 2 settimane, un PG Nationals così veloce non me lo ricordavo. Sarà che ero abituato io diversamente, però effettivamente si corre anche proprio perché gli impegni comunque sono ormai veramente tanti, non solo a livello nazionale, ma a livello europeo, perché poi c'è l'European Masters, ovviamente, poi si vola, si passa oltre, c'è tutto uno schedule ben preciso da rispettare per arrivare poi, ovviamente, a fine stagione con i mondiali. Dicevamo, PG Nationals, qual è la situazione in questo momento? Andrea, vuoi partire dal basso o dall'alto? Da dove partiamo? Partiamo dal basso, chiaramente, lasciamo le cose più Partiamo dal succose per basso. ultime. Giusto, giusto. Hai perfettamente ragione. Abbiamo i Makers, che è l'unica squadra, la squadra più bassa in questo momento, perché è l'unica ad aver conquistato una sola vittoria. Tra l'altro poi approfondiremo anche questo aspetto con Ferracton, io non l'ho detto finora, ma sarà lui l'ospite, il primo ospite di Studio League oggi, tra circa un'oretta, sì, un'oretta e qualcosa, con cui anche, cioè, io anticipo anche che parleremo anche di Fantasy LEC e ci darà le sue chicche su chi conviene schierare al Fantasy LEC. Io sinceramente le chicche di Ferracton non me le perderei, non so tu Andrea cosa ne pensi, ma
No, assolutamente. Se voglio avere qualche possibilità di vincere o di fare qualche punto al Super Fantasy LEC, le chicche non me le perdo affatto. E comunque colgo l'occasione per ringraziare Lilith che si è abbonata per 4 mesi. Grazie mille per il sub, grazie per il sostegno al canale. Grazie mille Lilith. Allora, abbiamo detto Makers, una sola l'unica squadra con una sola vittoria, perché in realtà poi anche Cyberground e Samsung Monsters ne hanno due, però la cosa interessante e particolare di questa classifica è che rispetto a settimana scorsa i GG Esports hanno fatto il saltino, perché fino alla settimana scorsa, prima dell'inizio di settimana scorsa, i GG Esports in realtà erano praticamente a ridosso della zona, erano in piena zona retrocessione. Le 4 vittorie consecutive, se non sbaglio, se non ricordo male, dei GG Esports, esatto, sono adesso a 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 partite, li hanno praticamente catapultati oltre la zona retrocessione. Adesso sono addirittura a un passo sia da Outplayed che da Gaia Esports. Sembra quasi un buff del girone di ritorno questo. Che ne pensi tu, Andrea? Penso di sì, infatti proprio di questo poi andremo a parlare perché abbiamo qualche immagine della partita che si è giocata ieri fra GG e Outplayed, che sembrava un colpo di coda, inizialmente sembrava una partita senza storia che gli Outplayed avrebbero potuto o comunque dovuto portare a casa, ma ci sono state delle sorprese, pur non essendo il match of the week. Sorprese anche. No, non essendo il match of the week, però effettivamente noi anche parlandone nei giorni scorsi per cercare di organizzare il materiale da portare, ovviamente come dici tu ci saranno video di highlights, per organizzare il materiale la cosa importante era anche capire quali potevano essere le partite da cui poteva nascere qualcosa di interessante poi da portare in trasmissione. In realtà confrontandoci siamo detti, vabbè, però in questa settimana di week 4, in realtà, nonostante siano 2 giorni di play day, in realtà le uniche partite che potrebbero dire qualcosa di veramente interessante erano, se non ricordo male, avevamo parlato di Matchco contro Gaia Esports e nient'altro in realtà, con un magari piccolo accenno, sì, l'avevamo detto, in realtà accenno a GG Esports contro Outplayed, però forse senza crederci più di tanto, nel senso, poi approfondiremo ovviamente anche al momento degli highlights. Poi prosegue la classifica, perché questa è la bottom 4, anche se più che una bottom 4 è diventata quasi più una bottom 3 e una top 5, perché comunque adesso le prime 5 non, abbiamo fatto tutta la prima parte di campionato, con addirittura alla fine del girone di ritorno stavano 4 squadre, stavano pari in classifica tutte sul 5-2. Adesso invece abbiamo una divisione un po' più netta e addirittura GG Esports si stanno quasi per agganciare appunto alla top 4. GG Esports, Outplayed e Gaia, terzo posto pari merito, che chiudono col 6-3, quindi 6 vittorie e 3 sconfitte. Primo posto invece in questo momento per Axolotl e Matchco Esports, entrambe sul 7-2, 7 vittorie e 2 sconfitte. Chi però sembra molto molto più in forma sono proprio i Matchco, che sono adesso a 6 vittorie consecutive. Praticamente hanno perso solo 2 partite, cioè le due game, gli unici 2 game che hanno perso sono quelli che appartengono alla prima settimana che tra l'altro è stata una super week, quindi in cui c'erano 3 partite da preparare, da fare, da disputare, e quindi magari poteva essere un po' più complicato, e soprattutto era la prima, magari c'erano Click e Bushi che erano i nuovi arrivati dei Matchco, che hanno cambiato solo la botlane, però bisogna trovare anche in quel modo, in quel caso, la giusta coordinazione da questo punto di vista. E gli Axolotl sembrano proprio gli unici che in questo momento possono tenere il passo. Anche se in realtà scorsa settimana gli Axolotl sono stati battuti proprio dai Matchco. Andrei direi di andare adesso a vedere un attimo, fare un focus su quella che è stata la partita proprio fra Gaia e Matchco che era stata presentata. Tra l'altro qualche highlights in realtà già avete iniziato a vederlo proprio qui, proprio mentre io parlavo, che è stato presentato come il match of the week. E in effetti è stato un match sicuramente importante e interessante da questo punto di vista. Ora, le immagini che voi state vedendo siamo già al minuto 23, ripeto, qualcosa l'abbiamo vista prima. Poi magari chiederemo anche a Ferton un parere più che altro sulla draft, perché in realtà abbiamo visto questo Ezreal mid da parte di Sebex, ma poi Sebex anche ieri si è ripetuto con altri pick, non dico atipici, perché comunque Ezreal lo abbiamo visto tante volte in mid, si è giocato già diverse volte in mid.
Non è sicuramente un pick a cui siamo abituati, ecco, non è uno di quelli più comuni che possiamo vedere, ma lo abbiamo visto anche ieri con un altro pick atipico, se Mondo. così vogliamo, che è Dottor Mundo. Lo abbiamo visto con Mundo, che è il reworkato, tra l'altro, Mundo reworkato, tra l'altro, forse addirittura la prima settimana, non mi ricordo se già settimana scorsa si poteva utilizzare o Mi era addirittura la prima settimana. pare che sia la prima volta che sia disponibile mondo, il nuovo mondo comunque. Esatto, che sia disponibile perché fino a questo momento ancora non l'avevamo visto più di tanto. È un mondo che noi in realtà siamo sempre stati abituati a vedere in top lane e che invece con questo rework diciamo che funziona ancora in top lane, funziona anche in giungla, forse un po' meno, ma quanto si vede funziona anche in mid lane, ma soprattutto la capacità di adattamento di Sebex che fa paura. Ora, scherzavo stamattina ad esempio su Twitter dicendo che qualunque i match in questo momento che sembrano davvero la squadra più in forma del campionato hanno riacciuffato la cima della classifica, la vetta della classifica a distanza, nel senso che ovviamente ognuno finora stava a casa propria. Da oggi però ho visto su Twitter che tutti i giocatori di Match stanno partendo per andare a raggiungere la gaming house dei Match, che se non ricordo male si trova a Monopoli, quindi in Puglia, quindi ci scapperà sicuramente anche qualche bagno in questa stagione, visto che oltre a, ok, hanno la piscina sicuramente, ma qualche bagno a mare ci scapperà sicuramente. E me l'immagino già appena svegli la mattina farsi due nuotate in piscina o a mare e poi mettersi su al computer per allenarsi, giustamente. E quindi, cioè, se erano, sembravano così forti già inizialmente, figuriamoci adesso che ovviamente vanno. Andranno a giocare tutti insieme nello stesso posto, nella stessa gaming house. Andrea, ovviamente, io prima non l'ho detto, se arriva qualche domanda perché io cerco di seguire, ho la chat aperta qui Non accanto, ti preoccupare, cerco di seguire, ma intervengo se io. arriva qualcosa, fermami senza problemi, stai tranquillo e sereno, arrivo subito. Tu che cosa ne pensi di questi match? Ti sembrano davvero? Perché io stamattina anche ho fatto un sondaggio e dicevo, ma sì, dai, diamogli giù subito il trofeo, tanto che stiamo a giocare a fare. Beh, rivedere i match così dopo Leo Master, a differenza di come non abbiamo visto i Makers, tra l'altro. Comunque Esatto. fa bene al cuore in un certo senso, quindi sembravano un pochino abbattuti il cambio della botlane, sembrava che non potessero reggere lo scontro con gli Axolotl che nella prima settimana sembravano molto più in forma. Poi però con le partite, come hai già detto, con le partite successive si sono sembra che si per loro non... cioè, sembra che non ce ne sia per nessuno al momento. Adesso la faccenda della Gaming House in effetti potrebbe portare ancora più punti tra le file dei maschio, che per ora io non so, la butto lì e li vedo come vincitori almeno di questa fase. Almeno di questa fase, perché poi ricordiamoci che comunque nelle best of 5 che ci saranno nei playoff è tutta un'altra storia, ovviamente. E lo sappiamo, League of Legends cambia totalmente il gioco perché bisogna avere una mentalità diversa, un'attenzione, una concentrazione diversa, ovviamente per un periodo di tempo più lungo in una best of 5 piuttosto che in una best of 1. Passerei allora adesso alla successiva, abbiamo un focus, gli highlights focus successivi. Sulla partita che c'è stata invece fra GG Esports e Outplayed, proprio quella che abbiamo menzionato in precedenza, in cui abbiamo visto i GG Esports, in cui, cioè, no, non doveva essere così complicata per gli Outplayed, però è già dalla scorsa partita in realtà che i GG Esports sembra che riescano a farci in qualche modo rivivere quello che abbiamo vissuto lo scorso split, cioè un'organizzazione che comunque inizialmente ha qualche difficoltà, poi nelle ultime 2 settimane ha sistemato un po' il tiro, non tanto per quanto riguarda i giocatori, quanto per quanto riguarda l'organizzazione, perché abbiamo avuto Raids che è passato da head coach all'assistant coach, è arrivato quindi un nuovo head coach, chi faceva invece da, non mi ricordo che ruolo aveva, ma è stato comunque promosso adesso direttamente a team manager, quindi, cioè, ha aggiustato qualcosa internamente e le cose adesso sembrano effettivamente funzionare. L'anno scorso ci vuole addirittura una sanzione per farli una settimana 0-2 d'ufficio, diciamo, per farli tornare in auge e addirittura puoi chiudere in top 4. Ricordiamolo, GG Esports sono comunque un team che ha chiuso in top 4 lo scorso split.
Guarda che potrebbero ottenerlo anche in questo split. Tra l'altro, la partita di ieri, in realtà, per gli Outplayed era partita anche abbastanza bene. È iniziata abbastanza bene. Poi hanno tirato un po' troppo la corda, forse. Lo stiamo vedendo proprio adesso, in realtà, come era iniziata, esatto, abbastanza bene, perché proprio ieri, se non sbaglio, è andata in atto una, diciamo, una bella giocata da parte di The Hust, che con un Viego mid ha tirato fuori una bella pentakill, ecco, tanto per... Esatto, sì, perché tra l'altro c'è stata pure una pentakill da parte sua, eppure tutto questo non è bastato, non è servito per riuscire a ottenere la vittoria. Tra l'altro, infatti, ricordo ieri, eccola qua, la pentakill, nel frattempo stiamo per assistere all'atto conclusivo di questa pentakill, che in realtà... Secondo me c'è stato un errore qua da parte degli Outplayed, perché la pentakill non si regala. Io sono dell'idea che la pentakill non si debba regalare, ma si deve guadagnare, quindi gli altri devono provare a stilargliela in diretta nazionale, sarebbe stato più corretto secondo me, ma questo sono mie interpretazioni personali. E a quel punto dici, sei avanti, hai fatto pentakill, boh signori, la partita è finita praticamente, cosa c'è da fare? E invece no, i GG Sports comunque rimangono lì sul pezzo e cercano di attendere, fanno gli attendisti, ma pronti a rispondere a qualsiasi evenienza. A prima occasione che hanno, ottengono un ottimo fight e poi addirittura si lanciano sul Baron, il Baron che stiamo vedendo proprio in questo momento. Tra l'altro devo dire, bravissimo MV Carry in questo caso a zonare il più possibile gli avversari, e poi GG Sports che tranquillamente a quel punto ha detto ok, abbiamo preso il Barone, via, scappiamo di corsa. Tra l'altro Hecarim, uno che di corsa ha fatto necessità virtù sostanzialmente, e quindi li ha aiutati tantissimo. Tra l'altro gli Outplayed avevano addirittura tre draghi, quindi comunque erano in vantaggio. C'era tanto da fare, però magari poi questa cosa la chiederemo anche a Ferracton. In realtà poi però la draft in generale dei GG Esports, quando ti arriva a distanza ravvicinata, perché hai un Sylas ma hai anche una Gwen e Jinx che da lontano ti fa tutti i danni che vuole, insomma è davvero difficile poi riuscire a ritrovare il bandolo della matassa per gli Outplayed. Come si suol dire, i GG avevano il late game, diciamola, sì, esatto. O con un altro meme, i GG Sports potrebbero finire questa partita dicendo I'm not gonna lie, They had us in the first half. Avevano noi nel primo tempo, come il classico meme del giocatore di football americano. Detto ciò, per quanto riguarda il PG Nationals, è ovvio che adesso si possono delineare tanti aspetti, ma la cosa interessante è che se noi andiamo a guardare i titoli MVP, ad esempio generali, conquistati finora, non c'è nessuno degli Axolotl nella top 5, perché abbiamo The Ace con premiato tre volte, Enz premiato tre volte, Seaboy, Chapapi e Click premiati tre volte. Poi in realtà sicuramente degli Axolotl non sono nei primi 5, ok, allo stesso è vero che ce ne sono tanti premiati due volte, c'è anche Deidara, c'è Ploxy, però e sono questi quelli che evidentemente riescono a quelli nominati in precedenza, quelli che riescono a lasciare il segno durante una partita. Gli Axolotl forse in questo momento significa che hanno un ruolo, un gioco almeno più corale sotto questo profilo, no Andrea? Sì, hanno un gioco più corale e comunque lo si vede anche dalla classifica finale di questa settimana, per esempio sui giocatori più ricchi della settimana, che sono sempre state classifiche dominate da Enz, che oramai conosciamo come assorbitore di risorse a tutto campo, e invece nella classifica di questa settimana ci sono sia FM che Deidara ai primi due posti. Esatto, tra l'altro io avevo scritto proprio un articolo durante questa settimana in cui analizzavo proprio chi erano i migliori 5 giocatori per statistiche alla fine del girone di ritorno. Se io andavo a prendere le statistiche di gold share, cioè di quanti gold vengono in certo senso indirizzati, direzionati verso un determinato giocatore, e il gold per minuto all'interno di una partita, in entrambe le classifiche il primo era Enz, perché e continua a esserlo tra l'altro, quindi
Non più nel gold share invece, attenzione, comunque gold minute, perché sto controllando adesso in temporale i vari aggiornamenti, gold per minute continua a essere Enze con 450 gold al minuto, seguito solo da Raito e Sebex, e poi invece gold share, quindi quante risorse vengono indirizzate verso un giocatore, Enze non è più primo ma è terzo col 24,7%, il primo continua, cioè tre, perché era già in top 3 nella scorsa settimana, anche dopo questa settimana continua ad essere in top 3, in questo caso addirittura primo, è Seddi con il 25,6% di gold share per lui. E non solo, perché poi detiene anche in realtà il 41,1% di killshare, cioè di uccisioni in cui viene... che riesce a prendere in sostanza durante un fight. E il secondo addirittura è Hero, cioè noi abbiamo una situazione in cui i primi in gold share, cioè quelli in cui vengono verso cui vengono direzionate più risorse in gold, sono Seddi e Hero ed Enzo, cioè uno che comunque è il secondo in classifica, terzo in realtà perché abbiamo primi in classifica Axolotl e Magikarp a pari merito, e poi abbiamo quelli che stanno in fondo alla classifica, quindi Seddi dei Samsung Bonesters e Hero dei Mega. Significa che sono due giocatori. Cioè, è il classico caso che noi possiamo vedere nel mondo dello sport, in particolare anche nel mondo del calcio, ad esempio. Sì, questa settimana è vero quello che dice anche Trick, giustamente. Questa settimana ha giocato Senna. Infatti, odio Senna per questo motivo. Cioè, odio gli AD carry che giocano Senna perché va a sfalsare tutte le statistiche sotto questo profilo. Quindi, io faccio una petizione ufficiale a Riot, ovviamente, per cercare di sistemare tutto questo. Nel senso che magari si spera che. Che in qualche modo quello che Senna fa venga riconvertito in gold in modo che le statistiche non vengano falsate, perché sennò è un problema. Guarda, avrai sempre la mia firma per quanto Dicevo, riguarda qualcosa contro sono facendo Senna. l'esempio. Ah, perfetto, sei uno di quelle che la... In realtà a me Senna piace tantissimo anche giocarla, però porca miseria, le statistiche me le vai a scombinare del tutto. Non vale così, non è fattibile. E dicevo, poi facevo il paragone con il mondo dello sport, cioè quando magari hai una squadra un po' più un po' meno attrezzata, non voglio dire più scarsa ovviamente, ma un po' meno attrezzata, allora cerchi di affidarti a quella che tu pensi sia la stella o comunque più o meno il giocatore a cui sai di poter affidare tutte le tue risorse. Fanno così i Makers con Hero, che approfondiremo con Ferretto, ma è un giocatore che sta dimostrando di essere un signor giocatore, almeno per il livello italiano, ma il team non me followa e quindi è difficile fare così. E Seddi la stessa cosa per i Samsung Bonesters. La vedo. Sembra essere un po' così, eccoli, l'idea che sto vedendo in tutti questi, in tutti loro. Andrea, non so se tu sei d'accordo o hai qualcos'altro da aggiungere. Ma in realtà possiamo, cioè, per quanto riguarda Hero sono completamente d'accordo e vorrei ricordare a chi ci segue che l'Hero di cui stiamo parlando non è l'Hero che abbiamo già visto nel PG National troppo Con tempo, Paolo Cannone, con Paolo esatto. Cannone non troppo tempo fa, è tutt'altro Hero. E, però sono d'accordo, cioè, sarebbe interessante poterlo rivedere magari all'interno di un team che performi un po' meglio o con un team che cerca di mettergli più risorse addosso, proprio come fanno i Gaia con Enza. Esattamente. E adesso direi che a questo punto il discorso PG National, ovviamente se non ci sono altre domande che possono arrivare, noi possiamo anche salutarlo, almeno per il momento, ripeto, perché poi ritorneremo a parlare di PG National con Ferreton, che ci raggiungerà tra meno di un'ora, quindi manca veramente poco. Il problema dei Makers, secondo GT, sono il top laner e il jungler. Ti dirò, sul top laner in realtà ancora forse... Non è poi così male, sicuramente non è uno dei fenomeni, però può fare il suo. Quello che probabilmente è un coin flipper, piuttosto che un coin flip, è proprio Flipper il jungler. Noi, tra l'altro, Flipper è un giocatore che già abbiamo visto in Italia e non ha lasciato, diciamo che, tra l'altro, era un buon giocatore, non dico un ottimo giocatore, ma era un buon giocatore 2 o 3 anni fa, quando il livello italiano non era ancora così alto sotto il punto di vista competitivo. Adesso invece è sicuramente non all'altezza, cioè su questo c'è poco da dire, è come se fosse rimasto lo stesso giocatore di 2 o 3 anni fa in un campionato che invece ha visto incrementare, aumentare enormemente il proprio,
il proprio livello qualitativo. E tra l'altro, in un momento del meta, comunque della situazione in generale di League of Legends, in cui il jungler è un ruolo così importante, un ruolo così determinante, che fa da collante per tutta la squadra affinché tutti i meccanismi, la sinergia della squadra funzioni al meglio, diventa in questo modo un problema veramente importante. Però, ragazzi, cioè, hanno fatto il roster in un giorno, il giorno prima del roster lock, quindi diciamo che si sono dovuti un po' accontentare di quello che c'era, e noi in questo momento dovremmo accontentarci di quello che c'è adesso. E ovviamente dispiace perché in ogni caso, voglio dire, è un po' brutto da dire, da fare, però parliamo di un team che ha fatto top 8 all'European Masters lo scorso split, quindi nemmeno 2 mesi fa praticamente, e che adesso si ritrova ultimo in classifica. Non vorrei dire, cioè, non mi sembra di esagerare se dico a rischio relegation, anzi, credo che la relegation sia praticamente quasi assicurato ormai. Ovviamente la matematica ancora non li condanna, però, c'è cioè davvero. Devono fare veramente molto di più se vogliono evitare di arrivare ultimi in campionato. Allora, direi che possiamo passare adesso alle leghe nazionali, quelle più internazionali, più rinomate. Partiamo con l'LCS. L'LCS che ritorna in campo, ovviamente, sulla Landa questa settimana, questa notte, stanotte. Tra l'altro, a mezzanotte il match d'esordio sarà quello. Avremo il nostro italiano Daniele Di Mauro Gisuke, che giocherà contro i Team Liquid. Team Liquid che in realtà adesso, durante la settimana, stanno vivendo altre turbolenze. Dopo aver benciato, dopo il primo game della Week 1, aver benciato Alfari, cioè, che ha fatto un po' di scalpore perché è comprato Alfari nella scorsa off-season, quindi quella fra 2020 e 2021, gli hai fatto un contratto, lo hai convinto con un contratto da 3 milioni di dollari nell'arco di 3 anni, quindi ovviamente gli dai 1 milione all'anno. E lo bench, quindi lo mandi in panchina. Nel frattempo, questa settimana cosa succede? Questa settimana, a quanto pare, i giocatori si sono un po' rivoltati contro Jhatt, che, per chi non lo sapesse, Jhatt ex caster, che da 2 anni quasi, praticamente quasi 2 anni, è diventato head coach proprio dei Liquid, quindi costretto quasi alle dimissioni, praticamente, a quanto pare, a quanto dicono le voci, le indiscrezioni, costretto alle dimissioni dai giocatori stessi. E non, come se non bastasse, oggi anche l'annuncio, ieri sera in realtà, stanotte, l'annuncio che Santorin, il jungler, ha nuovamente dei problemi di salute che aveva già avuto tempo fa, e quindi sarà sostituito almeno per questa settimana, se non di più, dal jungler, dal sub-jungler, jungler sostituto, Armao, che in realtà aveva già esordito lo scorso split sempre con i Team Liquid. Lo split in questo momento, ricordiamo tra l'altro, è un po' particolare quest'anno, lo split in Nord America, perché abbiamo Spring e Summer che fanno classifica unica, quindi si è partiti con lo Summer Split partendo dalla stessa classifica dello Spring, in realtà. E in questo momento, se noi guardassimo solo la classifica del Summer, avremmo TSM e 100 Thieves 7-2, e sono le uniche in realtà squadre che stanno riuscendo a mantenere questo tipo di livello competitivo, almeno in termini di risultati. Perché invece abbiamo Cloud9, Team Liquid, o anche gli stessi Virginia, gli stessi Immortals, e a CLG che stanno tutti o 4-5 o 5-4 nel solo Summer. Se andiamo invece a guardare la classifica nel suo complesso, proprio fra Spring e Summer, abbiamo comunque sempre TSM e 100 Thieves primi e secondi. TSM 19-8 e 100 Thieves 18-9. Sta un po' facendo sorprendendo i Cloud9, perché comunque non stanno riuscendo a trovare la quadratura del cerchio. Si spera che però questa settimana, con il ritorno di Sven, perché anche Sven, prima ancora del primo game, quindi ancora prima che iniziasse questo Summer Split, era stato benciato, e adesso invece Sven, ufficiale dei 2 giorni fa, Sven torna titolare nei Cloud9 all'LCS. Vediamo se riuscirà a invertire la rotta. Se invece, ultimo racconto, andiamo a guardare gli Evil Geniuses, non sta andando molto bene. Dovremmo avere anche degli highlights, se non ricordo male, proprio sugli Evil Geniuses e della partita contro i CLG, perché questo è lo specchio. Gli Alexis è una partita che ho voluto prendere a riferimento perché è lo specchio in realtà di quello che sta più o meno succedendo a queste due squadre. Da un lato gli Evil Geniuses che faticano tantissimo a riuscire in qualche modo a trovare il miglior
modo, scusate la ripetizione, il gioco di parole, il miglior modo per emergere nuovamente. Sono impantanati in un fondo classifica, Impact e Gisù che non bastano, perché Svesken secondo me non è in realtà adatto più di tanto a questo tipo di palcoscenico ormai. Anche qui abbiamo visto un teleport comunque di Gisù che è un po' maldestro sotto tanti punti di vista, visto che aveva già meno di metà vita per evitare il proprio. Quindi manca secondo me un po' di concentrazione in tutto questo, in questo momento, fra negli Evil Geniuses. Dall'altra parte, CLG, che fino a una settimana fa stavano 1-5 Summer Split, fanno la week perfetta, fanno 3-0, battendo non solo gli Evil Geniuses, ma battendo anche gli Hundred Thieves. Tra l'altro, gli Hundred Thieves è partita pazzesca, se ve l'andate a vedere, non solo perché Broxah, in pieno stile ex Fnatic, ha giocato Vi, che è un campione che non si vede praticamente mai in competitivo. Ma hanno vinto contro gli Hundred Thieves lasciandoli a 0, cioè a 0 di uccisione, finita 17-0. È finita addirittura 17-0. Quindi qualcosa che non si vede spesso, Andrea, no? Non so quante volte ti è capitato di vedere una squadra che rimane a 0 di uccisioni in competitivo, intendo. Beh, in America non lo so, forse un po' di più in America. No, è No, difficile dai, in vederlo, realtà non penso certo. quasi mai. Cioè, sono contento dalla partita di rivedere un Broxah del genere comunque, che tira fuori Questo sì, dei fa piacere. pick che non abbiamo ancora visto in Europa e non so se li vedremo, ma comunque dei pick esotici in un certo senso e che comunque fanno bene, fanno molto bene. Tra l'altro io stesso lo vado a vedere al volo perché non me lo ricordo sinceramente, ma credo che i CLG è un po' questa settimana è stata un po' la rivincita dei vecchi, se così vogliamo chiamarla, perché comunque penso sia una delle squadre con l'età media più alta. Abbiamo Pobelter che è un 96 e quindi in questo momento ha 25 anni, Wild Turtle che è un 95 quindi ha 26 anni, Smoothie che è un 97. Broxah, che anche lui è 97, Finn è il più giovane, che fa virgolette perché comunque non è nemmeno un 2000. Lo stesso Finn è comunque del 99, quindi in questo momento ha 20, 22 anni. Insomma, magari non sono vecchissimi di età, anche se ripeto, Wild Turtle comunque ha 26 anni, ma c'è gente che gioca penso dalla season 1 quasi, perché gente come Wild Turtle e Pobelter giocano da non so quanto tempo, dall'inizio quasi. Wild Turtle sicuro. Forse non ricordo se Wild Turtle era, lo vado a vedere al volo. Non ricordo se Wild Turtle ha disputato. C'era già addirittura il primo mondiale. Forse no, ancora no. Era troppo presto, non c'era, mi sa, ma comunque ci si è avvicinato di quasi. Penso abbia fatto comunque tutti gli split. No, infatti, il primo mondiale mi sa che non l'ha fatto. Però ci si è avvicinato parecchio. Comunque, cioè, è ancora sulla cresta dell'onda. E questa è la cosa carina e interessante che fa capire comunque come l'LCS sia in questo momento in realtà un. Ora, è brutto dire un pensionato perché offendo i pensionati veri e propri. Però diciamo che il mood è quello, no, Andrea? Vabbè, in realtà in un certo senso vai a, quasi ad interpretare il ruolo del giocatore che va in NA. Adesso io la smetto di flammare l'NA perché non è molto carino, però comunque il ruolo del Situazione giocatore effettivamente è quella. semi-pensionato che va a giocare in NA e performa, non performa e poi la figuraccia la fa sempre agli eventi internazionali. È quello il problema, perché poi anche i Cloud9 sì, hanno preso Perks, fighissimo, torna Sven, bla bla bla, poi vanno in Season Invitational e in realtà poi perdono, cioè fanno veramente una brutta figura. Ma questo poi è un altro discorso, lo vedremo più in là. E andando a fare appunto una disamina veloce anche per capire qual è la situazione delle altre leghe, anche perché siamo nello split che ci porta al mondiale, ricordiamoci che quest'anno il mondiale si disputa in Cina, in quattro, no, addirittura solo 5 dovrebbero essere in 5 città diverse a seconda della fase. Avremo una fase anche Wuhan, per chi non lo sapesse, cittadina diventata
tristemente famosa in realtà per il coronavirus, ovviamente. GT, da questo punto di vista, dice: Uni è un ottimo esempio di player semi-pensionato ma strapagato. Esatto, perché in effetti, secondo me, Uni in realtà potrebbe ancora dire la sua in altri campionati un po' più competitivi. Però, per quanto pagano i TSM, scusami, o comunque qualsiasi altro team nordamericano, perché non devo andarci? Cioè, lo stesso Broxa, che vediamo comunque uscire ancora dei pick pazzeschi, e tra l'altro Jankos l'ha flammato alla grande in settimana, non so se qualcuno ha seguito questa intervista a Jankos, perché gli hanno chiesto giustamente, ma cosa ne pensi del pick di Vai giocato da Broxa in LCS? Potremmo vederlo anche in LEC, è un pick che potremmo vedere? E Jankos gli ha risposto molto tranquillamente, guarda, in realtà no, perché ha funzionato lì solamente perché la regione è più scarsa e meno competitiva del mondo e quindi solo lì poteva funzionare per il resto. Quindi a meno che non era un bait, e in realtà lui lo sta preparando pure, ma non vuole rivelarlo, anche se in effetti è molto difficile, non credo che vedremo Vai molto, molto spesso, anzi penso quasi mai. Mi ricordo addirittura 2 o 3 anni fa, prendendo in considerazione tutte le leghe competitive ufficiali, continentali e nazionali, ma tutte ufficiali, gli unici campioni che non erano mai stati giocati erano stati Vi ed Annie. Quindi addirittura un anno nessuno ha giocato Vi, nessuno ha giocato Annie in un torneo competitivo ufficiale. Erano gli unici due, cioè significa che erano stati giocati pure Teemo, che era stato giocato pure, non lo so, altri campioni che magari non vediamo spesso, ma in realtà ormai comunque i campioni giocati nell'arco di un anno ormai sono veramente tanti, a parte che abbiamo Sebex che gioca tutto, quindi grazie a lui molti, molti pick vengono sicuramente, ottengono un boost nella media di utilizzo. Ma ripeto, andiamo più veloce che non vorrei perdere troppo tempo su tante cose. E allora abbiamo LCK. Sì, abbiamo LCK. Intanto la situazione della classifica in LCK. Tra l'altro, nel frattempo, refresh un attimo per vedere se è finito. Ok, da Monkey hanno vinto perché siamo partiti dicendo che c'era ancora LCK in realtà in attività perché c'era il terzo game fra da Monkey e Humble Life. E da Monkey hanno vinto. Ma ad esempio, da Monkey non sono primi in classifica e già hanno ottenuto 2 sconfitte. È un qualcosa da non sottovalutare. Hanno anche fatto qualcosina a livello di roster da Monkia, tra l'altro. Sì, non si è capito bene che è successo. Cioè, a un Secondo me certo neanche punto, loro. semplicemente. Come? Secondo me neanche loro. Sì, perché semplicemente a un certo punto viene messo da parte un giocatore, uno dei più rappresentativi, tra l'altro, e iniziano a spostare robe. Quindi Showmaker che va a giocare in Ghost, se non sbaglio, è stato Sì, quello Ghost. benciato. Messo in panchina Showmaker e quindi dalla mid lane si sposta in corsia inferiore. E Canyon che va in corsia centrale e Malrang in giungla. Cioè, uno si sarebbe aspettato una cosa più semplice. Invece hanno spostato tutto e questo anche da capire che cosa stia succedendo effettivamente all'interno di Da Monkia. Che comunque si trovano in ogni caso in una buona posizione di classifica, però è ovvio che qualche problema in questo momento c'è, poi ne approfondiremo, però sicuramente ad esempio stiamo vedendo che qualunque team che è stato al MSI, Mid-Season Invitational, sta avendo difficoltà. O di barra i Cloud9 che hanno dovuto far riposare Sven, e Da Monkia che hanno avuto tutto questo cambio improvviso e inaspettato perché si è scoperto proprio nel momento, una settimana fa, nel momento prima della partita, cioè quando sono state in un certo senso, tra virgolette, consegnate le formazioni all'arbitri sostanzialmente, e si è scoperto che c'era stato questo cambio. E i Mad Lions loro stessi hanno avuto tante difficoltà, hanno perso settimana scorsa contro gli Excel, quindi tante piccole cose che ovviamente non fanno capire che il Mid-Season Invitational è molto sé stante e pesante come torneo. E in questo momento, primi in classifica, ci sono i GNG 5-0, unica squadra imbattuta. GNG, che tra l'altro, se non ricordo male, aveva fatto anche la finale scorso split. E poi abbiamo a sorpresa Nongshim e Africa Freaks, che stanno, se sono secondi in classifica a pari merito, con 4 vittorie e una sola sconfitta. E voi direte, scusami, hai denominato il primo, il secondo, il terzo, il quarto. Allora, il quinto sono i T1. No, il quinto sono i KT Rossa. Beh, è sesto. No, ci sono i Sandbox.
Ma allora, ma i T1 dove sta? I T1 stanno in realtà, che poi è tutto un gruppone che va dai KT Roster fino ai T1, che stanno 2-3. Due vittorie e ben tre sconfitte. I T1 in questo momento non stanno avendo nemmeno loro un campionato eccellente. Tra l'altro, i T1 che sono sempre protagonisti, settimana scorsa che hanno perso contro i Sandbox. Ci sono degli highlights, tra l'altro, che abbiamo preparato per farlo vedere proprio per quanto riguarda i sandbox. Ma la cosa interessante e carina di tutto questo è che i T1 sono sempre protagonisti delle partite più lunghe che vengono giocate in LCK. Tra l'altro, loro in questo momento, insieme ai G-Nair, detengono il record di partita più lunga mai disputata al mondo su League of Legends, che è 94 minuti. Cioè, voi immaginate giocare un'ora e mezza. Ma soprattutto ieri, fresca fresca, quindi questa freschissima, hanno giocato contro i Nongshim, esatto, contro i Nongshim. Era il primo game della serie contro i Nongshim ed è durata 70, più di 70 minuti. Ora mi ricordo 70 minuti e qualche secondo, che fa capire che comunque i T1 in questo momento hanno molte più difficoltà di quante ce ne potremmo aspettare. In realtà anche nello Spring non avevano fatto vedere chissà che cosa, però nello Spring, Andrea, devo dire che c'era la giustificazione del avere quasi un 10-man roster, perché che cambiavano spesso, facevano ruotare spesso i vari giocatori dei T1. Questo split in realtà sembra che abbiano trovato una loro dimensione. Faker abbastanza stabile in mid, Khan, Kaz, Teddy e Keria, che diciamo è il quintetto titolare di partenza. Poi magari può cambiare forse Teddy, ma in realtà quello che hanno capito in off-season è che questo dovrebbe essere il quintetto titolare ufficiale, eppure anche questo non sta funzionando. Non sta funzionando né questo quintetto e soprattutto ricordiamo che noi T1 non li abbiamo visti neanche ai mondiali dell'anno scorso. Non li abbiamo visti ai mondiali, non li abbiamo visti agli MSI. C'è sempre la cosa del riusciranno i T1 a qualificarsi ai mondiali quest'anno? Cioè, quanto tempo è che non li vediamo lì dove sono stati per tanto tempo? Tra l'altro, i T1 non si sono, cioè non è mai capitato finora che i T1 non si siano qualificati al mondiale per 2 anni consecutivi. Considerate che loro si sono qualificati la prima volta nel 2013, quando diciamo, erano più o meno nati, nel 2012, quindi quando c'era Faker, la prima volta che spuntò Faker. Nel 2013 si qualificano, vincono, nel 2014 non si qualificano. Nel 2015 si qualificano e vincono, nel 16 anche in quell'anno si qualificano e vincono, nel 17 si qualificano, arrivano in finale ma perdono, nel 18 se non ricordo male non si qualificano, ma nel 19 si qualificano di nuovo perdendo contro i G2 Esports, l'anno scorso non si sono qualificati. Quindi se non si qualificassero nemmeno quest'anno sarebbe la prima volta che i T1 come organizzazione non si qualifica per 2 anni di fila. E questo fa capire anche molto del fatto che si parla ad esempio in Europa e negli siti di una nuova era, ma in realtà è una nuova era un po' ovunque, perché comunque in LCK sono stati Damwonkia a vincere in realtà all'epoca si chiamavano ancora Damwon Gaming, e Damwonkia vince il campionato del mondo e quindi a rappresentare sostanzialmente la Corea. Sono i Damwonkia che sono arrivati e che hanno vinto lo Spring Split 2021 e sono arrivati in finale di Mid-Season Invitational, poi perso. E quindi è una nuova era un po' ovunque, e lo è anche nel PL, perché se noi oggi andiamo a prendere la classifica del PL, l'anno settimana scorsa un po' tutti mi dicevano, mi facevano notare, ma guardate, ma c'è ci sono gli LNG primi in classifica, unica squadra ancora imbattuta insieme agli Edward Gaming, ma gli Edward hanno una partita in meno, quindi teoricamente potrebbe essere a pari merito in classifica tutte e due imbattute. Gli LNG stavano 4-0, io dicevo, boh, guardate, c'erano gli che avevano battuto sia gli FunPlus Phoenix che gli RNG. Ho detto, boh, guardate, cioè, da tenere d'occhio, perché... e tutti mi dicevano, no, ma è l'early split degli LNG in PL, è sempre così. Ok, intanto hanno vinto pure questa settimana due partite, altre due partite adesso stanno 6-0, cioè, io forse inizierei a preoccuparmi, fossi negli altri. Tra l'altro è una cosa particolare che vediamo molto spesso in Cina, ogni anno spunta una cinese nuova, forte, da seguire. Tra l'altro nel summer, manco nello spring, nel summer. Come l'anno Perché scorso i l'anno Top scorso, Andrea, Esports. se ti ricordi, avevamo i Suning, improvvisamente Suning. spuntano i Suning che
Cioè, era un nome che già circolava da diverso tempo perché facevano parte già dal 2018, se non ricordo male, del PL, ma non aveva fatto niente di che, non si era nemmeno era mai arrivata in top 3 o in top 4 nel PL e ai playoff, diciamo, alle fasi finali. L'anno prima furono i FunPlus Phoenix a spuntare improvvisamente E a vincere il e, mondiale. insomma, e a vincere poi addirittura il mondiale. Suning comunque non hanno vinto il mondiale, ma sono arrivati in finale. Poi, vabbè, di fronte avevano i Damwon Gaming che erano dei fenomeni. E quindi non hanno potuto fare altrimenti, però effettivamente ogni anno in Cina spunta qualcosa di nuovo e questo fa anche, cioè fa capire che comunque in Cina il livello è davvero alto e competitivo. La cosa interessante, tra l'altro, è che quest'anno ricordo, per chi non so ricordasse, che sia Corea che Cina avranno quattro squadre al mondiale, porteranno quattro squadre al mondiale, tre ovviamente che andranno direttamente alla fase gironi e una che partirà invece dalla fase play-in se il format del mondiale rimarrà lo stesso. Questo noi non lo sappiamo, ovviamente. Poi chi invece sta facendo fatica anche qua, c'è un'altra squadra che ha fatto l'In-Season Invitational, sono gli RNG, si trovano in questo momento 1-2, una sola vittoria e due sconfitte, e insomma c'è da, però hanno praticamente tre partite in meno rispetto alla capolista, quindi comunque c'è da recuperare tanto, no Andrea? Sì, infatti stiamo anche vedendo gli highlights, tra l'altro, della partita degli RNG contro gli LNG. Esatto. E questa io l'ho presa perché proprio per mostrare, fare anche conoscere un po' di più i giocatori. Nonostante qui il First Blood vada nelle mani degli RNG e tutti, ah vabbè, ok, allora è finito. Questa favola degli LNG è finita. Adesso vincono sicuramente gli RNG e tutto quanto. Tra l'altro, qua siamo sull'1-0 già per gli Per gli LNG. LNG. Esatto. E poi però hanno un gioco corale particolarmente interessata. Tra l'altro le blanche considerate competitivo da un bel po', quindi anche un bel rischio prendere. Queste poi sono tutti nomi nuovi. Se voi li guardate, abbiamo Ale o Ale, cioè io amichevolmente lo chiamerò Ale, ovviamente, ma penso che il nome sia Ale. E abbiamo Icon, abbiamo Light, abbiamo Wendy. Sicuramente Ferreton, questi nomi, magari non tutti, ma sicuramente qualcuno l'avrà già visto, l'avrà già conosciuto. Per me in realtà risultano abbastanza nuovi. L'unico che magari sicuramente abbiamo già visto, intravisto da qualche parte, Tarzan, che infatti abbiamo intravisto, che comunque è coreano e più o meno lo conosciamo, o lo abbiamo conosciuto, ed è per questo motivo un giocatore che sta portando, se non è tanta esperienza, ma sono tutti gli LNG che riescono a muoversi in modo veramente corale e a vincere di team fight sostanzialmente, che poi è quello che è il meta, il PL è sempre questo, sono sempre i team fight. Lasci mezzo dito e loro si prendono tutto il corpo, nemmeno tutto il braccio. E gli RNG invece devono appunto ancora recuperare qualcosina, ma ci sta, ripeto, MSI è stato un torneo veramente molto impegnativo, stressante, forse una schedule che sotto tanti punti di vista va un attimo sistemata e migliorata per quanto riguarda la scena competitiva in generale di League of Legends. Senti, ma a proposito degli RNG Sì. invece, a proposito degli Sì. RNG, io me l'ha ricordato Mattia poco fa, quindi volevo pensarci un attimino, perché è fresca fresca la notizia. Pare che una vecchia conoscenza degli RNG stia per tornare. Posso tornare? Sembra. Sì, esatto. Sembra. No, diciamo che lui si è mostrato disponibilissimo. Ovviamente stiamo parlando di Uzi o Uzi, se preferite. Giocatore che secondo me meccanicamente è enorme, che secondo me è meccanicamente stato agli stessi livelli di Faker, un po' più sfortunato nel senso che ha vinto sicuramente meno. È arrivato due volte in finale mondiale, Yuzi, ma perdendole entrambe le volte in 2 anni consecutivi, tra l'altro. E si era ritirato inizio 2020, aveva annunciato il ritiro fra il 2019 e il 2020 per problemi di salute legati principalmente al braccio. Non si è capito se era il polso, se era la mano, comunque qualcosa legato ovviamente al giocare per tante ore a League of Legends. L'altro giorno però lui stesso in streaming ha ufficialmente annunciato che è disposto
a fare provini per il 2022, quindi se ne parlerà per il 2022, se siamo fortunati, provini con qualunque squadra. Scusate un colpo di tosse. Per qualunque squadra sarà disponibile e disposto ovviamente a fargli. E io fossi una qualsiasi squadra del PL, diciamo che una chance gliela darei. Poi magari mi rendo conto che non è più fattibile, ma una chance gliela darei. Cioè, parliamo veramente di una delle leggende della scena competitiva mondiale di League of Legends, che tanto ha dato alla Alla scena causa dei competitiva Royal anche. in generale. Alla causa dei Royal, degli OMG, ha giocato anche per diverse squadre, tra l'altro in Cina, ha sempre fatto bene. È stato un giocatore veramente enorme. Poi la consacrazione è arrivata addirittura negli anni successivi. Cioè, lui raggiunse la finale mondiale 2 volte consecutive, ma la consacrazione la raggiunge negli anni successivi. Vince il suo primo titolo LPL. Vince addirittura il Mid-Season Invitational 2018, quindi il suo primo trofeo internazionale, finalmente la consacrazione di quello che aveva, e poi un lento declino, però dicevo, vincolato anche inficiato più che altro dai problemi di salute avuti. Tra l'altro io noto con dispiacere, perché io sto guardando ovviamente, ho anche lo screen del computer della regia che segnala 34 gradi, e io noto con grandissimo dispiacere che invece da me c'è scritto 37. Ok, andiamo avanti. Beati voi. E io volevo, prima di passare all'LEC, avevo due notiziole al volo, proprio veramente al volissimo, lo giuro. Una è per l'LCO, perché comunque c'è come regione competitiva. Non parliamo di PCS ancora, e VCS, cioè della regione competitiva del sud-est del Pacifico, sud-est asiatico, né della regione del Vietnam, perché questi due campionati ancora non sono partiti, si aspettano novità e hanno una situazione un po' disastrosa, diciamo, più che altro per il Covid, quindi hanno molte difficoltà per partire, quindi non sappiamo ancora nulla sostanzialmente di queste due competizioni. Si spera che partano, dovrebbero partire a luglio, e sì, inizio luglio, secondo le ultime voci in iscrizione, speriamo il prima possibile, anche perché soprattutto vogliamo rivedere il Vietnam finalmente a un evento internazionale da cui manca da un po'. Dicevo, l'LCO invece, per quanto riguarda l'LCO, gli unici che non sembrano avere problemi in questo momento, cioè l'unica squadra perché ha partecipato al Season Invitational che non sembra aver avuto problemi di nessun tipo, sono i Pentanet. In questo momento tranquilli, in testa 3-1 insieme ad altre squadre. Non sembrano mostrare in gioco. Hanno perso una partita, sì, ma non sembrano dimostrare grandi difficoltà. Sarà che li aiuta sicuramente il livello non altamente competitivo del campionato oceanico. Però loro sono anche quelli che hanno viaggiato di più, perché voglio dire, dall'Australia per arrivare in Islanda un po' di strada c'è a fare andata e ritorno, eppure sono veramente molto tranquilli sotto questo profilo. Sono anche la E squadra che poi comunque l'ultima ha ha. Sono la squadra che ha ricevuto anche impressionato di tanti. più. Ha impressionato di più e soprattutto ha ricevuto una bella fetta di tifosi in più che si sono appassionati alla loro causa proprio perché. Direi abbastanza, Diciamo. sì. Si sono fatti ben volere. Possiamo dire che Esatto. si sono fatti ben volere da tutti i tifosi. E la cosa interessante invece, adesso volevo andare al volo in America Latina, che poi è unito tutto ormai, America Latina Sud e Nord, è LLA si chiama il campionato, per chi volesse seguirlo. Siamo nel campionato di clausura, si direbbe in spagnolo, perché qua hanno mutuato, ad esempio, molto interessante, nel campionato sudamericano di League of Legends hanno mutuato come funziona nel calcio, perché anche nel calcio c'è il campionato di apertura e il campionato di clausura, e quindi anche qui, anziché chiamarli Spring e Summer, si chiamano Opening e Closing in inglese. Perché ne andiamo a parlare? Perché tra queste squadre c'è anche i Chaos Latin Gamers, che sono quelli, se qualcuno magari ha seguito, sono quelli col rinoceronte, che hanno come simbolo il rinoceronte, che sono una squadra che ha la sua gaming house, cioè è basata in Messico, anche se in realtà è cilena, dovrebbe essere, se non ricordo male, come provenienza. È interessante perché qua abbiamo un italiano, quindi abbiamo un altro italiano in giro per il mondo, non come giocatore, ma come, se non ricordo male, un coach o un head coach, non mi sto ricordando.
Non me lo sto ricordando, va bene, non è importante. Comunque parliamo di hybrid assistant coach, ecco, assistant coach in questo momento, e di hybrid che appunto sta giocando, cioè, sta aiutando in un certo senso, sta dando il suo contributo per portare in alto, riportare in alto i Chaos Latin Gamers, perché in realtà i KLG sono un team che abbiamo già visto disputare a livello, cioè abbiamo già visto a livello internazionale, non sarebbe la prima volta. Ora, l'anno scorso non sono riusciti, in realtà è un po' lavorando da remoto, ma è andato proprio Città del Messico. E quindi credo che sì, se qua sono le 4, 16 meno 8 fa 8, quindi sono le 8 più o meno, meno 6, o insomma le 8, le 10, insomma. Hola Mario, che tale? Sì, qualcosa del genere. Esatto, bravo Revil, valla a pre. Tra l'altro io ricordo benissimo i tempi di Revil e Hybrid che facevano i caster commentavano, erano i caster di Lega Seconda, Serie B di Lega Prima, che veramente, se ci penso, e guarda adesso dove sono arrivati entrambi, cioè cosa fanno entrambi oggi, una cosa completamente diversa da questo punto di vista, non mi può fare altro che piacere. Andrea, LEC, ti lascio, guarda, ti lascio un attimo introdurre LEC e anche parlare un attimo della classifica. Perché mi devo un attimo asciugare, così ne approfitto un attimo e prendo un fazzoletto asciugarmi, perché sto acqua, sto grondando sudore, grazie. Prego, figurati. Allora, parliamo di LEC. La stiamo aspettando. L'LEC è il campionato europeo di League of Legends. Per chi non lo sapesse, mi auguro che lo sappiate tutti quanti. Per quanto riguarda la classifica, stiamo vedendo innanzitutto dei, secondo me almeno, dei Fnatic fuori di testa. O quantomeno l'inizio dei Fnatic sembrava presupporre che il loro split sarebbe stato uguale, identico a quello precedente. E così sembrava dovesse andare. In realtà, con le partite successive sono state, per carità, partite non troppo facili, ma hanno dovuto affrontare, per esempio, i Vitality dell'ex Selfmade. E con le partite successive hanno fatto vedere un livello di gioco che poi magari Ferrekton mi correggerà e mi sgriderà per quello che sto dicendo, sicuramente molto più convincente rispetto al passato. Stiamo vedendo anche, ovviamente, i G2 che sono in cima alla classifica, ma insieme a loro ci sono i Misfits, che come ogni inizio di split che si Esatto. rispetti, i Misfits sono sempre sul pezzo. La domanda è quanto dureranno? Vero, però ad esempio c'è anche da dire che lo scorso split, in questo momento, i Misfits avevano già fatto vedere di aver ceduto, perché loro avevano chiuso la prima settimana 2-1, quest'anno invece hanno, questo split hanno fatto 3-0 nella Super Week, e successivamente, se non ricordo male, avevano fatto 0-2 nella seconda settimana, quindi già delle differenze rispetto allo Spring Split già ci sono. E considerato anche che i Misfits hanno già incontrato Fnatic, Rogue, poi contro chi hanno giocato, lo vado a vedere Vitality e subito. Vabbè, sì, gli Astralis. Astralis, ai Vitality, sì, Vitality, esatto, cioè hanno comunque già affrontato delle squadre importanti. Ovviamente mancano all'appello e saranno quelle che secondo me ci diranno davvero fin dove possono arrivare questi Misfits. Mancano G2 Esports e Mad Lions. Tra l'altro, una di queste, se non sbaglio, la incontrano questa settimana. No, non è vero, questa è la settimana facile. Sbagliavo, è la prossima è quella difficile. Perché questa settimana i Misfits incontrano alle 18, quindi tra l'altro tra un'ora e mezza circa, Misfits incontrano Excel, domani giocano contro lo Shock 04, quindi una settimana che dovrebbe essere abbastanza abbordabile e consentir loro di mantenere la vetta della classifica. Addirittura forse da soli nel caso i Fnatic dovessero superare i G2 Esports. Invece, settimana prossima sarà davvero una settimana impegnativa per i Misfits, che tra l'altro dovrebbe essere poi l'ultima di andata, in cui sfideranno sia i Mad Lions
il venerdì, che è G2 Esports il sabato. Quindi questa, diciamo che ancora questa settimana possiamo ancora dare il beneficio del dubbio ai Misfits nel caso facessero 2-0. Settimana prossima sarà davvero la prova del 9 per loro. Però anche contro i Rogue hanno giocato veramente bene Vero. e non hanno assolutamente sfigurato. Diciamo che è stata un prendere sotto gamba forse il pick di Fiddlesticks, che a un certo punto, in qualsiasi momento, ovviamente poteva spuntare per regalare emozioni ai tifosi Anzi, dei Rogue. diciamo Ma che in quella sì, partita più dimmi. diciamo che in quella partita più che altro sono stati proprio, cioè, i Misfits hanno dominato per gran parte della partita. Poi tutto quanto si è Sì. ribaltato grazie a quella cosa meravigliosa che ha fatto con Fiddlestick. Però è anche vero che i Rogue sono sempre stati lì, cioè i Rogue magari hanno in vantaggio di kill, ma di una, due kill, cioè nel senso è sempre Sì. stata una partita molto combattuta in cui i Misfits sembravano avere sicuramente più presenza territoriale, cioè la mappa era più in mano ai Misfits che ai Rogue, ma i Rogue non sono mai andati via. Tra l'altro un solo pick sul Draven di Ansama ha potuto regalare ai Misfits la possibilità di prendersi il barone e di andare avanti, cioè di andare ad assediare la base. Ed è lì che hanno peccato, perché tra l'altro bellissima la combo da quel punto di vista, perché avevamo non solo, cioè tu cerchi di contenere Fiddlesticks mettendo visione il più possibile in modo laterale, Io la ma i visione te la Rogue, levo. sapendo questa cosa, avevano anche Nocturne. Esatto, avevi anche Nocturne. Ultimate in Nocturne, la visione delle ward nemmeno ce l'hai più, e quindi non c'hai cioè 2 secondi di buio, anche tre, dipende dal contesto, in cui non sai dove è Fiddlesticks, e proprio in quel momento ti spunta da dove non te l'aspettavi, perché tra l'altro loro non l'hanno nemmeno visto arrivare su quel punto lì, quindi non sapevano esattamente dove fosse. Anche perché giustamente uno pensa, beh, abbiamo il Baron, stiamo pushando, stiamo assedendo la base, non ci faranno il flank con Fiddlesticks. Si Ah, ci spengono le aspetteranno in luci. base. E invece. Esattamente. Ma un aspetto importante prima di passare a grabbare tra pochissimo Ferrarton e soprattutto a prendere anche consigli per il Fanta LCS. Scusate, per il Fanta LEC, perdonatemi. È il discorso anche qui dei Mad Lions. Perché, come abbiamo parlato, di difficoltà degli RNG del PL, dei Damwon Kia in LCK. Dei Cloud9 stessi in LCS, anche in LEC, i Mad in questo momento non sono sicuramente nelle condizioni migliori. Ora, ovviamente ci sta senza problemi la sconfitta contro i G2 Esports all'esordio, ci mancherebbe. Ma quando vai però poi a perdere contro gli Excel, gli Excel di NukeDuck, cioè io voglio continuare a sottolineare il fatto che gli Excel hanno NukeDuck, e di cui tra l'altro stiamo vedendo in questo momento gli highlights. E allora a quel punto uno dice qualcosa non mi torna. E tra l'altro io ho visto da parte dei Mad, non so Andrea se sei d'accordo, proprio delle azioni troppo esagerate. Delle azioni troppo esagerate, forzate, soprattutto da persone di cui non te l'aspetti. Bravo. Cioè, Karzi Sì. che fa queste cose, difficilmente l'abbiamo visto in passato. Lo stesso Kaiser, in realtà, l'ho visto un po' distratto, non in questa partita, ma in una partita precedente. L'ho visto fare delle giocate con Nautilus esageratamente forzate che comunque non avrebbero portato a nulla. Esatto, invece qua nel clip che abbiamo appena visto, ad esempio, c'è stato sì, Kaiser, Karze e Kaiser, mannaggia, io me li confonderò sempre perché insieme uguale. Kaiser fa una cosa importantissima, ottima, fighissima, stun su tre persone con la sua Leona, prendono delle kill e invece di fermarsi lì e concentrarsi sul loro, restano lì a zero. Ovviamente Nuke Duck comunque di giocare sa giocare. E prende delle kill che in realtà non avrebbe dovuto prendere mai più mai in quel momento, concedendo un po' troppo agli Excel. Ma è stato proprio Nukeduck che mi ha fatto piacere rivederlo veramente a livelli che vedevamo tanto tempo fa. Soprattutto quando lo vedi contro una squadra, contro i Mad, allora la cosa si fa un po' più complicata. Poi l'abbiamo visto su Azir alla fine. Tempo fa, ne Sì. abbiamo parlato l'ultima volta, e dicevi Sì. che il meta si stava evolvendo più velocemente delle possibilità di Nuketak, e alla fine lui si è ritrovato a giocare un matchup che ha sempre giocato, Azir Orianna. Esatto. No, ma infatti il discorso è quello: se uno riesce a metterlo nelle condizioni
come dire, vecchie, cioè di vecchio meta o comunque di champion, perché tra l'altro ascoltavo benissimo la discussione che facevano ieri durante il PG Nationals, i caster Etruren e Kenren, raccontando su come si sta evolvendo la mid lane in questo meta attuale, una mid lane in cui praticamente i maghi stanno facendo sempre più fatica, sempre più enorme fatica contro i melee, cioè i melee che stanno giocando in questo momento. Possiamo usare al mondo perché era il momento in cui c'era Sybex che stava giocando mondo e quindi l'occasione era quella. C'era mondo, ma anche lo stesso Sett, Viego, volendo lo stesso Lee Sin che ormai si gioca anche in mid lane. Insomma, tanti piccoli pick in mid lane di melee che non hanno più nessun problema contro i maghi ranged, cosa che sulla carta, su League of Legends, non dovrebbe mai funzionare, mai, praticamente. Andrea? Ci sei ancora? Ci sono ancora. Detto, Ah, esatto, è ok. particolare come cosa. Bisogna vedere adesso se questa cosa cambierà, vista anche l'introduzione dei nuovi oggetti, che potrebbe sbilanciare le cose ancora di più dalla parte dei melee. Sì, diciamo che nello scorso anno e mezzo i melee hanno sofferto tantissimo. Riot se n'è accorta, ha detto ok, diamogli qualche buff, sistemiamoli. Però, come al solito, come fa Riot, esagera. E le cose si vanno un attimo fuori controllo. I famosi E 200 anni allora, questi. sì, esatto. Allora, direi che siamo arrivati alle nostre 4:20 in cui avevamo promesso. E quindi io non voglio, a prima puntata ovviamente non voglio in alcun modo non mantenere le promesse, direi che possiamo andare a chiamare il nostro carissimo Ferelton, Chiamiamo giusto? l'ospite che Mario il Figo ci sta acclamando da tantissimo tempo, oramai lo chiama a gran voce. Giustamente, giustamente. Pera, mi senti Perfetto, intanto? ti sento, vi sento. Eccoci. Benissimo, eccoci, ciao caro, aspetta. Ti abbasso un attimo il mio audio per bilanciarlo perché tu ti senti altissimo, mentre Andrea si sente un po' più basso. Ok, così no, cerco, magari riesco a tornare a casa con le orecchie intere. Eccolo là, Felton. Non ho mai fatto uso di stupefacenti, ma comunque le 4:20 mi sembra lo stesso un orario appropriato per potermi portare all'interno della trasmissione. Rimane comunque il fatto che sì. Andiamo a parlare di LSI. Che è meglio, esatto. Ma allora, qual è la tua idea su quello che sta succedendo in questo momento? Cioè, perché prima io vorrei focussarmi sul discorso generale. Questo Mid Season Invitational, come schedule che ha, forse il formato che hanno portato quest'anno nuovo, innovativo, era un esperimento, lo sappiamo, forse è stato un po' troppo esagerato, spreme un po' troppo i giocatori. Assolutamente sì, è stata una delle critiche che avevo mosso maggiormente per quello che riguarda il format, ovvero che purtroppo è troppo pesante sui giocatori, ci sono troppi giorni di competizione e in generale è un torneo troppo allungato, potevano tranquillamente tenere i gruppi come avevano fatto prima, dove invece di esserci il cosiddetto group stage, che in realtà era quello che noi prima definivamo come il play-in, potevano tranquillamente tenere solo la Rumble Phase per quelli che sono comunque i top 4 team delle top region, quindi EU, Cina, Corea e PCS, perché comunque PCS ha avuto più successo nell'ultimo periodo rispetto ad NA. Esatto. Quindi era un po' quello. E secondo me i Mad stanno soffrendo, così come Cloud9, proprio per questo fattore, che hanno dovuto prendere del tempo per poter riposare, quindi sono entrati all'interno dello split magari non preparati quanto desideravano. Chiaro. E secondo te i Mad Lions è proprio di questo che stanno soffrendo in questo momento? Umanoid settimana scorsa in intervista diceva proprio siamo tornati tardissimo, mentre gli altri già si allenavano da 2 settimane e noi abbiamo avuto il tempo di fare 5 blocchi di scrim e nient'altro praticamente. Sì, perché voi prima avete parlato delle performance dei Mad Lions Sì? come giocatori, come team, però onestamente se vado a vedere il game contro gli Excel vedo un enorme gap per quello che riguarda l'efficienza in draft, per quello che riguarda la comprensione del meta attuale. Secondo me in generale gli Excel hanno avuto una migliore lettura di quella che è stata la patch ed è quello che, parer mio, ha giocato il ruolo più importante, no?
all'interno di questo game con Lulu, Xin Zhao, avevi una buona dive comp, al tempo stesso Azir funzionava molto bene con gli elementi che aveva a sua disposizione, perché comunque hai la Lulu dietro con Ardent Sensor che può costantemente buffarti ed è molto difficile per Hecarim Orianna cercare di raggiungere tutto quel range che riesce a coprire l'Azir. Ovviamente non è una comp perfetta da parte di Ixelles, perché Nautilus e Kai'Sa stonano in questo contesto dove in realtà tu vorresti proteggere l'Azir a tutti i costi, però in generale secondo me c'è stata una migliore lettura da parte degli Ixelles. Poi non mi piace molto l'Hecarim Peak in generale, ma questi sono più gusti miei. Diciamo che il cavallo non lo vedevamo da un po', tra l'altro, il cavallo, È quindi stato un anche po' qui nerfato. appunto la mobility in generale, tra l'altro, un po' è stata nerfata. E tra l'altro ovviamente io in realtà ho fatto una grave gaffe, una di gravi dimenticanze. Io non ti ho nemmeno presentato, nel senso, cioè io do ovviamente per scontato che ti conoscano, ma magari non è sempre così, quindi è giusto presentarti. Stiamo parlando, ovviamente abbiamo ospite qui Marcello Passudio, appunto nickname Ferrecton, che è uno dei maggiori coach della scena competitiva italiana, grande conoscitore, opinionista, se così vogliamo chiamarlo, della scena competitiva di League of Legends in generale, quindi ne sa pacchi, quindi è qui perché può parlare con cognizione di causa, ovviamente. Di quello, e ha tantissima esperienza appunto da coach, questo dobbiamo dirlo e ricordarlo immancabilmente. Per quanto riguarda l'LEC invece, io volevo adesso soffermarmi un attimo anche, poi ovviamente andiamo a fare il Fantasy LEC più tardi, ma anche sui Fnatic. I Fnatic cambiano cioè, smuovono un po' di cose di acqua in off season, mandano via Selfmade che se ne va ai Vitality, Weepo passa dalla top lane alla giungla, che non è un cambio che si vede tutti i giorni, perché si può capire passare da una solo lane a un'altra solo lane o passare da support a jungler e viceversa. Diciamo che sono due ruoli che sotto alcuni aspetti comunque funzionano più o meno allo stesso modo, e però i Fnatic in questo momento stanno funzionando. Hanno avuto una prima week un po' difficile, ma sembra che stiano funzionando anche abbastanza bene e hanno stompato i Vitality. Quello sì, la questione è che comunque hanno giocato a prescindere con due team che non si possono definire il top della classifica, no? Non penso che siano team che noi ci aspettiamo particolarmente avanti. Ok, Vitality, che sono comunque un team che sta avendo dei problemi ed è molto evidente che li stiano avendo, specialmente quando uno può considerare che i Vitality in questo momento siano una versione un po' nerfata dei Fnatic stessi. Sì, Dato esatto. che giocano un playstyle molto simile, ma con molta meno testa, mi verrebbe da dire, rispetto ai Fnatic stessi. Penso che in generale all'interno dei Fnatic al momento ci sia stata una buona coesione, perché tutti quanti giocano secondo lo stesso pattern, dove è andiamo in e moriamo insieme se dobbiamo. L'importante è che tutti quanti premano il grilletto allo stesso momento, ed è una cosa che abbiamo visto spesso, specialmente per quello che riguarda il jungle support duo tra Bwipo ed Illisang, dove veramente sono estremamente concentrati sul creare questi pick, questi engage insieme. Inoltre, secondo me, vale la pena menzionare la performance sia della botlane, perché Upset sta giocando molto bene assieme ad Illisang, e la performance di Niski, che secondo me è stato impressionante finora, forse uno dei top performer per quello che riguarda la mid lane finora, anche nella settimana in cui hanno perso. Sì, esatto, anche perché lui stesso diceva che si trova in questo momento un po' meglio, no, un po' meglio è un eufemismo, si trova meglio perché lo stanno mettendo anche su pick un po' più aggressivi, che era quello che forse lui chiedeva fin dall'inizio, cioè non darmi Seraphine, non darmi pick un po' più supportivi o l'Orianna che deve stare un attimo più indietro per poi fare la sua parte successivamente in teamfight, dammi qualcosa con cui posso essere effettivamente efficace fin dall'inizio, e questo sembra che stia funzionando proprio con lui. In generale Niski sta ricoprendo il ruolo che noi non pensavamo potesse coprire quando è No. stata annunciata all'interno dei Fnatic, Vero. ovvero è uno dei ruoli di primary carry. Sì. Adam viene molto spesso lasciato in questa sorta di weak side, ok, che comunque Bwipo qualche salto in top lane l'ha fatto all'interno di questi games, ma
si vede che Adam non è il focus principale del team. Il team si concentra molto sul mettere in comfort la propria bot lane, cercare di liberare la propria mid lane il più possibile. E sta funzionando. Ovviamente sono 3-2. Dobbiamo ancora vedere i Fnatic nei game contro i team più tosti. Li abbiamo visti contro i Mad e non è andata molto bene. Vorrei vederli. Ovviamente adesso questa settimana abbiamo il match of the week contro i G2 e vedremo come performeranno contro di loro. Visto che mi hai dato l'aggancio, a questo punto ne parliamo subito. Cosa ne pensi di questo, cioè dei G2, siccome si sta per arrivare proprio appunto a Fnatic contro G2, dei G2 sembra quasi che comunque ancora abbiano qualche difficoltà a livello di draft, di meta, che però ovviamente essendo quei grandi giocatori, avendo quei grandi giocatori, viene compensato dai talenti singoli. Ma quanto può durare tutto questo? Al momento i G2 mi sembra che manchino un po' di direzione. Ovviamente c'è molta abilità individuale all'interno del team, ma quando leggi il nome Caps assieme a Wunder, Jankos, Reckless e Mikix, ovviamente ti aspetti che ci sia una grande qualità individuale da parte dei giocatori. Reckless penso sia in pieno spolvero, anche se ancora un po' la sindrome del... della FIFA, non so come dire, no? È comunque un po' spaventato in certe situazioni dove magari potrebbe fare magari un pelino di più, però penso che stia giocando lo stesso un ottimo split finora. In generale il più grosso improvement dallo scorso split a questo, o almeno dai playoff scorsi a questo, sembra essere per quello che riguarda la jungle e il support. Jankos in particolar modo penso che abbia avuto delle performance stellari nel game contro i Rogue. Penso che abbia fondamentalmente carriato da solo l'early game per poi lasciare via libera Wunder, che anche lui sembra essersi ripreso molto. Apparentemente sta giocando, solo Q, che voglio dire, è qualcosa che può funzionare. In generale, sì, insomma, i G2 mancano un po' di direzione. Si vede che ancora accusano molto la mancanza di perks, specialmente per quello che riguarda il mid game. Però sono abbastanza sicuro del fatto che che per quello che riguarda la fase più avanzata dello split, comunque l'innesto nuovo di Nelson magari gli possa dare quello che gli manca. Si sta vedendo un po' la mano in queste fasi iniziali, qualcosina sta per, ma ancora c'è da lavorare parecchio. L'ultima cosa che ti vorrei chiedere sull'LEC prima di andare a anzi l'ultima in realtà prima di andare a fare il fantasy è uno: intanto gli SK Gaming che in off season fanno un cambiamento anche qua, spostano Tritz dal support alla giungla, che in effetti non è che abbia giocato malissimo in giungla lui in queste prime settimane, ma intanto gli Esche stanno 0-5 e avevano preso gli Esits per portarlo da head coach a supporto piuttosto che andare a prendere subito un rookie o comunque un giocatore magari anche già con qualche esperienza. E dopo due settimane 0-5 sulla Landa decidono di ritornare e fare un passetto indietro, riportano gli Esits al ruolo di suo di head coach e spostano, o meglio, prelevano Lilip dall'Academy come supporto al posto degli Esits. Anche se io sinceramente mi sarei aspettato un intero passo indietro, cioè riportiamo Tritz nel ruolo di supporto, nel suo ruolo con cui, perché voglio dire, nello Spring Split Tritz da supporto ha giocato veramente bene, e poi prendi un jungler dall'Academy se vuoi, o da... c'è anche un Gilius in questo momento che è sotto contratto con lo Schalke, sì, ma che è libero, non sta facendo niente. Non penso che lo Schalke si sarebbe imposto, avrebbe detto un no a un eventuale passaggio agli SK, ecco. Però è una situazione strana, è una situazione molto strana. Non ho la più pallida idea di cosa stia succedendo in SK, il motivo per cui non vogliano riportare Tritz nel ruolo di supporto. Kane secondo me non è ancora pronto, quindi ci sta che magari non vogliano portare lui all'interno della giungla. Ricordiamo Kane è il player che gioca negli SK Prime, quindi l'Academy Team, e tra l'altro ha già esordito nell'EC se non ricordo male l'anno scorso come sostituto per via di una malattia, se non sbaglio, per un momento in cui non si avrà fatto una o due giornate forse, una cosa è stato genere. Se non sbaglio lo scorso anno, tra l'altro, neanche l'anno scorso, non lo scorso split, lo scorso anno c'era Trick che aveva problemi o con il visto, non si era sentito molto bene, ora non ricordo. Il punto è che
È chiaro che ci siano dei grossi problemi dietro le quinte, che ovviamente non stanno ancora saltando fuori, ma quando fai tre cambi di questo tipo durante il corso di un singolo split, è chiaro che c'è qualcosa che non va a livello anche manageriale. Lilip penso che sia un giocatore con grosse potenzialità, probabilmente il best performing player assieme a Two Hours degli SK Prime. Il problema è che quando porti un giocatore così giovane all'interno del tuo team, che già sta avendo dei problemi e che non è ancora integrato all'interno del sistema di come funziona il team di LSI in questo caso, rischi di veramente metterlo in una situazione di grossa difficoltà. Lo abbiamo visto con Leader nel 2019, dove ci sono stati tutti quei cambi all'interno dei Misfits, se ricordi, e questo davvero ha rallentato molto la carriera di quel giocatore, e temo che un simile scenario possa saltare fuori con Lilip. Quasi bruciarlo sostanzialmente. Sì, rendergli la vita più complicata, okay, sicuro. Sì. Anche perché, scusami, Lilip tra l'altro è la prima volta, cioè è il primo anno in cui è arrivato in un team importante di livello europeo, perché non è che lui arriva da chissà quale esperienza fatta in chissà quale team, ha fatto tutta gavetta, e questo era stato scelto per la prima, era il primo anno praticamente, penso non abbia nemmeno mai fatto un European Masters addirittura, e era stato scelto per andare a giocare con gli SK Gaming Prime in Prime League, quindi prima volta in una Major League europea, e con un'Academy, prima volta con un'Academy di un team MLSI, e dopo praticamente uno split si ritrova in LSI direttamente da titolare, cosa che ovviamente non è semplice per lui. Altra cosa, che l'ultima cosa invece ti chiedo, stavolta davvero è l'ultima, prima di passare al fantasy, Misfits, tu invece cosa ne pensi di questi Misfits? Secondo te durano o no? Mi piacciono molto questi Misfits finora, hanno dimostrato davvero un livello di coesione, ma specialmente il loro mid to late game sembra essere l'aspetto che è migliorato maggiormente. Gli early game dei Misfits erano già buoni all'interno dello scorso split, quindi non c'era bisogno di andare a fare ulteriori revisioni al riguardo. Penso che il non cambiare la lineup abbia decisamente aiutato questi ragazzi, anche perché il team a livello di costruzione del roster non ha grossi problemi, perché alla fine hai Hyrit, che è un giocatore che se la può anche cavare da solo, non penso sia particolarmente indietro rispetto agli altri giocatori, ma ovviamente non è il miglior top laner in Europa, ma come sappiamo la top lane non è il ruolo più forte che abbiamo. Esatto. La questione è che Razor, che è stato uno dei perni fondamentali nella ricostruzione dei Misfits, perché è stato probabilmente il giocatore giovane più costante all'interno di questo team, quindi mantenerlo è molto molto importante. Veteo sta migliorando a vista d'occhio, ogni settimana vediamo Veteo sempre con delle performance migliori, a livello meccanico non gli manca assolutamente nulla, e comunque la bot lane è incredibilmente stabile, con uno shot caller, una sorta di player coach in Vander all'interno del team, quindi è un buon misto di esperienza e di talento giovanile, chiamiamolo così, e al tempo stesso hanno pulito davvero tanto quello che è il loro mid game, e sembra che in generale lo staff stia facendo dei passi avanti notevoli con questo team. Mi è piaciuta tantissimo la partita che hanno giocato contro i Rogue, dove è stato menzionato prima il modo in cui hanno gestito Fiddlesticks fino a quell'ultima azione in bot lane, dove comunque avevano il vantaggio. Secondo me è stato un piacere da guardare, è stata una bellissima partita, l'avevo anche twittato, ho detto non importa se dovessero perdere questo game, sì, me lo ricordo. Sembrano davvero adesso un bel team in questo momento. Sì, li ho un po' maledetti, però non importa, cioè, l'avevo scritto molto prima, perché comunque l'avevo scritto durante il mid game, i Misfits sembrano un team destinato a rimanere, o comunque quantomeno ad entrare nel playoff. Giusto, esatto, almeno non so se riusciranno ad andare al mondiale, ma secondo me se c'è ad esempio una squadra che potrebbe sorprendere i Mad, per dire, o i Rogue, e che può quindi sperare di andare al mondiale, forse sono proprio i Misfits. Io so che molti magari sono appassionati, vorrebbero vedere Vitality perché sembrano sulla carta un super team, ma intanto i Vitality ancora non stanno assolutamente funzionando. Tra l'altro oggi, l'ultima partita di oggi, tra l'altro proprio Vitality G2, è un'altra sconfitta, insomma, cioè,
metterebbe Vitality in una brutta posizione, soprattutto perché significa che non è cambiato nulla a livello di prestazioni, di risultati che possono ottenere. Andrea, direi che a questo punto noi possiamo passare al fantasy. Di sì, passiamo al fantasy. Allora è tempo di fare la formazione. Passiamo al fantasy. È tempo di fare la formazione. Sono una capra sul fantasy, quindi sappiatelo. No, però la tua conoscenza. Io la cosa che ho imparato è questa: che le prime cose su cui puntare, ovviamente qua non parliamo di oggetti, buttiamo semplicemente i giocatori, anche in base a quali sono i matchup che noi andiamo a, che ci sono oggi sostanzialmente, perché tra l'altro ricordo non dura per una settimana, ma è ogni play day la sua formazione. E la cosa che ho capito più di tutto è che intanto bisogna puntare su jungler e support, perché sono quelli che dagli item portano più punti possibili e quindi quelli che aiutano più di tutti sotto questo profilo. Quindi a questo punto direi no, io ho sbagliato, devo prendere qualcosa, mi stai a pre, mannaggia, io anche volevo prendere il fantasy ma non ce l'ho fatta, va bene, ma poi te la mando, la vuoi copiare, tranquillo. No, sì, ma per copiarla no, mi raccomando, posso copiare? Sì, però non far vedere che è proprio precisa, cambia qualcosa così non si vede che è precisa, no, perché volevo mantenermi da questo lato, sull'altro computer, i matchup esatti di oggi per quanto riguarda l'LC. Io ad esempio, Fera, partiamo ad esempio da quali squadre conviene andare a mettere, perché ad esempio oggi il primo game è Misfits contro Excel. Ricordiamo che nella formazione si possono mettere massimo due giocatori per ogni squadra. Ora sicuramente secondo me due e giocatori coach da prendere sono quelli dei Misfits che giocano contro gli Excel, anche se gli Excel che abbiamo visto contro i Mad Lions ovviamente si può cambiare da giorno a giorno, se non ricordo, esatto, male, sì, no? Sì, infatti noi dobbiamo guardare solo le partite di oggi. Voglio dire, forse più che dei Misfits andrei a dare un'occhiata ovviamente ai giocatori dei Mad, perché comunque hanno giocano contro gli SK. Il game più semplice forse della giornata, giocando, esatto, contro gli SK, puntare su uno humanoid, puntare su un Karzi potenzialmente non sarebbe secondo me una scelta sbagliata, ecco. Ma ad esempio tu prenderesti i due carry o l'intera bot lane? Dipende, perché di solito guardando questa tipologia di games di solito sono i mid laner quelli che vanno veramente in pop off totale, sono mid laner, okay, e jungler solitamente, quindi la vedrei molto o ti prendi il duo bot o ti prendi mid jungle come duo, okay. Quindi sì, la vedrei un po' su questa prospettiva qui. Allora Andrea, partiamo proprio dai Mad Lions e a questo punto prenderei mi fido di Fairton, prenderei il jungler, Elioia e humanoid. Andiamo a mettere questi due. Ah, attenzione, ecco, ora, però devi dirlo prima, se lo dici dopo come abbiamo detto. No, vabbè, io ho detto l'avevo fatta così, non è che ho aggiunto altro. Faccio anche più bella figura adesso, no, scusa. Giusto, perfetto. Inoltre sì? Vorrei considerare un singolo player dei G2, paradossalmente, perché guardando il matchup che hanno sono contro Vitality, il punto debole dei Vitality è proprio la top lane. In e quindi mettere Wunder, esatto, saluta tu, SLT si chiama, saluta tu prima, è probabilmente l'anello più debole dei Vitality al momento, perciò attaccarlo con un Wunder secondo me potrebbe essere una scelta abbastanza saggia, considerando appunto tutte le varie i vari matchup, ecco. A questo punto secondo me le alternative, cioè in realtà quali alternative sono tante, perché possiamo prendere tranquillamente Misfits, possiamo prendere tranquillamente Rogue, possiamo prendere tranquillamente Fnatic. Forse Misfits un po' meno, perché visti gli Excel di settimana scorsa, stavo dicendo inizialmente, non conviene più di tanto. Secondo me i Misfits sono un po' più un rischio, anche perché tendono ad avere un game abbastanza low kill o comunque senza... Esatto, cioè magari vincono. No. Magari vincono e va bene, però giustamente magari meglio andare più sul sicuro. Se vuoi prendere il rischio, perché comunque i Fnatic sono sempre un rischio secondo me, si potrebbe anche puntare a prendere tutta la botta dei Fnatic solo per via del fatto che i Fnatic tendono ad avere questi game molto sanguinolenti, no? Tante kill, tante azioni, tante giocate, e quindi possono portare veramente tanti punti se va bene.
altrimenti te la punti un po' più sul sicuro, magari non fai così tanti punti, però Ansama sicuramente è il safest bet, mettiamolo così, no? Sì, è la scommessa più sicura. Certo, se dovessi prenderle mischiate, preferiresti Ivysang e Ansama o Trimby, ma non mi stava venendo, o Upset e Trimby. Oddio, preferirei un'altra gara, secondo me entrambe le combinazioni porterebbero un risultato abbastanza simile, perché alla fine le botlane sono molto in simbiosi. Mi verrebbe quasi da dire Ansama e Illisang solo per via di come giocano il jungle mid, il jungle support duo di Fnatic in questo momento, e perché penso che i Fnatic contro team che sono al di sotto di loro veramente abusino tanto, quindi sì, si potrebbe considerare anche una cosa di questo tipo. Andrea, io direi che lasciamo scegliere a te. Ho coppia mista, però decidi tu. Io ma il tuo cuore va per Illisang. Non sono il consigliere. Va per Illisang, anche perché posso dargli più oggetti, quindi... Ah, ok, allora sì. Sì, certo, perché poi dipende da, ovviamente anche dagli oggetti che si possono avere. E Ansama. No? Ah, sì, Ansama, sì. Ansama e Illisang, sì. Giusto, anche se io sono un fanboy di Upset in realtà, quindi... A me lo dici. Avrei preso Upset. A questo punto il coach che dipende in realtà sostanzialmente dagli obiettivi che raggiunge una squadra, le torri, i draghi, e a questo punto forse... Qua intercedo per non fare una figuraccia dopo, perché ho messo Mac. Che ci sta. Ok. Che ci può stare tranquillamente, giocando proprio contro gli SK. Contro gli SK sì. Stavo pensando anche potenzialmente ai Rogue, perché secondo me sarebbe un po' anche lì a colpo sicuro. Però in realtà si potrebbe prendere qualsiasi coach di qualsiasi matchup dove c'è un grosso squilibrio tra le due squadre. Il coach sì, fa tantissimi punti anche in questa giornata. Abbiamo tre squilibri forti. Dicevo anche sugli obiettivi neutrali il coach, quindi andrei sulle squadre che hanno un jungle gap bello grosso. E considerando anche il playstyle dei Rogue, comunque molto metodico anche lì. Esatto. Sì, e considerando che Inspired comunque al momento viene definito forse il miglior jungler in LSI, assieme a Jankos, comunque secondo me anche secondo lì... Secondo me Freddy non è una brutta risposta. Secondo me non è un brutto... una brutta idea. No, assolutamente. E poi dipende anche ovviamente da quanti oggetti potete mettere al coach. Ad esempio in questo caso andrei ovviamente a Freddy, che non può prendere niente. Però qua ci sono invece gli oggetti quelli verdi. Esatto, qua ad esempio che cos'hai? Tu hai tutti i player nel roster prendono 15% di extra base points, e questo non è molto utile in una giornata in cui hai dei molti game one-sided, e quindi puoi permetterti, cioè sai che prenderanno tanti punti già di loro, o almeno infatti si spera, su quindi così victory funziona. Ma c'è anche questo, esatto, questi sono veramente equivalenti, nel senso che se pensi che vinceranno, sì. L'altro, different clubs, no, questa già l'abbiamo esclusa perché abbiamo due dei mad. Qua scegli tu ovviamente, preferisci questa. Tra l'altro questo è anche un molto budget roster, a prescindere dagli item, però in generale comunque questo è un tipo di roster che non mi pare che costi tantissimo. Poi ovviamente se li avete viola, blu, viola e gli Oya blu, credo che costi 5 o il totale qualcosa 6. Del genere. 3 costa. Sì, in questo però senza oggetti, e sono Illisang viola e Lioia blu. Il coach anche senza costo, cioè secondo me si può fare qualcosa di meglio, ovviamente. Sì, no, sì. Si può fare qualcosa di meglio se si ha una delle carte leggermente migliori. Poi ovviamente c'è lo Shite, che secondo me qua è utilissimo, anche se non l'ho visto funzionare poi così tanto. No, sul jungle funziona un po' meno. Per il jungle, ad esempio, qua non è niente, ok. Questo del First Blood. The First Blood, sì, esatto. Tanto non gioca contro Jankos, quindi infatti ci sta. Ci sta tranquillamente. Il First Blood King, questo giro potrebbe essere proprio Lioia contro gli SK.
Su Instagram, ad esempio, che cos'ha che si può andare a mettere? Gli stessi di prima. Che. Guarda, secondo me la double kill su Illisang si può anche. Si può anche provare. Che perché non vedo nulla di particolarmente E interessante. possiamo mettergliene due di oggetti, eh? Sì, però non c'è niente di particolare. Per un supporto, dico. Non c'è niente che vada bene per un supporto. Quindi è un po' complicato. Cioè, se poi metti gli oggetti, appunto, la double kill, secondo me. E a quel punto puoi mettere la. Quella della C'è la prima torre? torre, Prima eh? torre. Esatto, quella della torre. Questi due, così Quella della siamo. prima torre secondo me è la più doable per il Lee Sang, però pazienza. Sì, esatto. Considerando chi deve affrontare. Cioè è Gli contro gli Astralis, Astralis, cioè sì. probabilmente la bot lane più debole del torneo, quindi Guarda che gli Astralis si sono già scoppiati, cioè nel senso 2-1 in week 1 sorprendono un po' tutti, 0-2 in week 2. non È vero penso che faranno meglio di così. che in week 2 hanno comunque affrontato Misfits e G2 Esports, cioè un In week calendario 3 hanno difficile, Fnatic però e Rogue. questa settimana tra l'altro, Penso quindi che questi due game saranno i più difficili degli Astralis. Quindi. Stranamente penso che per loro sia più facile affrontare un avversario Vitality. come i G2 o Vitality Ok. piuttosto che andare ad affrontare un Fnatic in questa forma o i Rogue. Fnatic forse un po' lenti, vero? Però molto puliti e metodici. Casinisti, mi verrebbe da dire in realtà, però sì, diciamo che sembrano più metodici di quello che sono perché hanno affrontato la scorsa settimana i Vitality. Quindi Sì, esatto. sì. Quelli tirano dritto senza vedere niente, senza capire nulla di tutto il resto. Allora, Fera, io gli ultimi 10 minuti, l'ultimo segmento, adesso abbandonando l'LC, vorrei un attimo ritornare al PG Nations. PG Nations che tu hai giocato, che hai vinto, e ci sono un po' di aspetti di cui vorrei parlare con te. Il primo sicuramente riguarda i Majors. E Majors che, cioè, alla fin fine voglio dire, hanno fatto il top 8 a Leo Masters, l'abbiamo ribadito prima, hanno cambiato, rivoluzionato tutto, l'abbiamo detto più volte, non è più un mistero il fatto che abbiano fatto il roster in un giorno, perché fino a 2 giorni prima in realtà erano indecisi se rimanere oppure no, e adesso sono ultimi in classifica, ecco, penso che ci sia ben poco da aspettarci da loro ormai. Quello sì, la cosa dei Makers per me è interessante è che secondo me hanno ancora una chance di fare la top 6. Quindi di Dipende, salvarsi. sì, perché se guardiamo per esempio questi due game, no? Gli ultimi due game che hanno giocato contro Axolotl, contro Gaia, le loro draft sono state ripulite molto rispetto a ciò che abbiamo visto nelle scorse settimane. E già solo quello ha fatto una significativa differenza per quello che riguarda l'esecuzione in game, perché ha reso proprio giocare il gioco più facile. Rimane il fatto che Flipper è una grossa debolezza del team. Henry ancora sta cercando di integrarsi, come già detto, essendo lui il player assieme a Curl più giovane, tendo a dare a tutti e due molti margini, no? Anche se Curl ha avuto delle performance dove era in posizione di poter carriare o comunque era in delle ottime posizioni nel game, ma comunque non è riuscito a creare quelle situazioni per il team. Il fatto è che quando guardi un game dei Makers contro Axolotl o Gaia, per quanto magari il game stia procedendo in una buona direzione per loro, aspetti sempre quel momento del tipo, ok, quando troveranno il game? Quando lo butteranno in mano agli Axolotl o ai Gaia? E ogni volta non ti deludono, no? Quindi è un peccato, specialmente per Cole e Diro, che secondo me sono due giocatori che meriterebbero molto meglio di ciò che i risultati negli standings dimostrino. Esatto, questo sicuramente. Per quanto riguarda i match, invece, hanno avuto una partenza, l'abbiamo detto prima, un po' più lenta, forse qualche difficoltà di inserimento, magari Click, tanto è un giocatore che tu conosci benissimo, o forse era più Bushi quello che doveva inserirsi un attimo, o la sinergia totale tra i tre rimasti dello split precedente e i due nuovi arrivati, adesso però sembrano veramente inarrestabili, 6 vittorie consecutive, insomma. Sì, Machko stanno avendo quella seconda metà dello split, no? Dove partono e
difficilmente riesce a stargli dietro, come lo scorso split d'altronde. La cosa interessante è che ovviamente qui c'è molta più carne al fuoco a livello individuale, no? Bushi secondo me è già stato un upgrade nei confronti di Derking, e lo stesso vale per Click, non ne parliamo nemmeno. Click è il miglior support che abbiamo, ma non solo in Italia ma proprio nella Lega italiana, anche comparandolo ai giocatori esteri. E il livello di performance che stiamo vedendo è sempre meglio. Poi tra l'altro, da quel che so, i Machiko si stanno muovendo verso la Gaming House di nuovo. Sì, esatto, ne abbiamo parlato. Quello già prima. Secondo me sarà un grosso boost, perché aiuterà molto la coesione del team e unire tutti quanti sotto la stessa idea, lo stesso modo di giocare. Sappiamo che Stenboss e Click sono due giocatori che ci tengono particolarmente a questa camaraderie, no? E in generale sono il team che ha avuto la progressione maggiore da inizio split fino ad adesso. Verissimo. Per quanto riguarda gli Axolotl, è un team che può competere, magari non può competere per la vittoria, ma comunque è la candidata numero 2 dopo i Mechiko per andare alle EU Masters. Oddio, ha la possibilità di arrivare in EU Masters? Sì. Ha la possibilità di competere contro i Mechiko? Al momento no. Anche se il game che hanno giocato la scorsa settimana dava delle vibes di ok, questa potrebbe essere la finale dello split come performance, però penso che gli Axolotl, la differenza dei Mechiko, siano in realtà in una traiettoria lentamente in declino, molto lento. Alcune cose stanno migliorando, però si vede che gli Axolotl sono il team che meno degli altri sta riuscendo a progredire nel corso dello split. In particolar modo Nukes sembra un po' off rispetto agli altri support degli altri tre top teams. Sembra quello che sta avendo un po' più difficoltà. Deidara, anche lui non sta avendo le migliori performance dal canto suo. Ploxy ogni tanto ha dei momenti, in generale sta performando abbastanza bene, specialmente con Lee Sin, però ogni tanto ha dei suoi momenti dove ti viene da chiedere: Plox, ma cosa stai facendo? Perché hai preso queste iniziative, queste scelte? Quindi di sicuro IFM e Royson sono i due giocatori più consistent finora. Anche Ploxy però, come già detto, ha ogni tanto, molto raramente, queste situazioni un po' strane. Però sì, gli Axolotl sembrano il team che secondo me stanno avendo un pelino più difficoltà rispetto, non dico tutti gli altri top teams, perché comunque sono pari merito prima posizione, esatto, con i Mechiko, esatto. Però certamente secondo me sono il team che deve fare lo step up, un grosso step up se vogliono competere con i Mechiko, ecco. Anche perché nelle best of five sappiamo benissimo che poi cambia tutto, quindi diventa tutto un altro discorso. E se noi andiamo a ipotizzare le best of five, secondo te chi è più favorito dopo i Mechiko? Oddio, è una dura gara. L'esperienza mi verrebbe, mi indicherebbe di puntare Gaia semplicemente per il fattore Hans Robin ai playoffs, esatto, che sembrano ogni volta riuscire a tirare fuori performance di grandissimo impatto a prescindere dalla situazione del team. Poi ovviamente dovremo vedere cosa succederà con l'organizzazione Gaia, perché ancora non abbiamo avuto notizie concrete. Resta il fatto che comunque al momento Gaia, il loro più grosso problema non è tanto legato alla performance dei player, quanto più alla performance delle loro decisioni in draft, che sembra davvero essere il grosso problema di questo team. Il game contro i Mechiko era un game che secondo me Gaia potevano giocare, a livello di hanno la qualità individuale per poterlo giocare, ma non avevano i champion per poter affrontare questo team. Egli come champion pool o come champion scelti in draft? No, scelti proprio. So che le pool ci sono in realtà, il problema è che i Gaia hanno fatto proprio delle scelte molto discutibili, secondo me, che non comprendo e che li hanno messi in un enorme svantaggio già in partenza. Prendere Karma con Kai'Sa non ha nessun senso logico, perché con Kai'Sa tu vorresti dive in, e al tempo stesso con Karma vorresti fare kite back, quindi stai fondamentalmente prendendo due champion che vogliono fare due cose opposte e le stai mettendo nella stessa lane. Tra l'altro vuoi un engage se sei Kai'Sa, quindi vorresti una Leona, un Alistar, una Rell, no, cose di questo tipo.
sì, insomma, non... in più le performance di Lundorf sono ovviamente il grosso problema di questo team finora. Però lo sembra, sapevamo già. Almeno come social media manager sembra reggere abbastanza, no? Diciamo che ha preso l'eredità di Swiro da sotto questo profilo. Ultima domanda che ti faccio, Fera. GG Esports possono ambire nuovamente la top 4? Possono infilarsi in questa lotta per la top 4? Oddio, certamente sono il team più interessante al momento da seguire, perché anche loro hanno avuto un enorme progresso rispetto a ciò che abbiamo visto a inizio split. Sono un team che ha beneficiato molto, secondo me, dal cambiamento in staff, perché da quando è entrato Apples questo team ha avuto un turnaround incredibile, cioè non sembra nemmeno più lo stesso team. Rimangono sempre i soliti problemi del tipo MP Carry che inta dei games, però i giocatori che al momento secondo me stanno avendo delle performance che davvero si stanno mettendo in mostra sono, vabbè, Dreampool, ma che al momento secondo me è il miglior top laner, perché considerando anche le performance di Stenboss, che non sono state le migliori finora, secondo me Dreampool a livello di performance ha avuto il miglior, si è messo in mostra di più, ecco, rispetto agli altri. Soulie è stata una grossa sorpresa durante il corso di questo split, penso che game dopo game stia sempre più dimostrando qualcosa. E lo stesso Mistile, in realtà. Mistile è uno dei carry, se non sbaglio, con il damage share più alto tra tutti all'interno del PG Nations. E in generale, anche quando era stato messo nelle situazioni tipo con Gama di inizio split, quando Tinelli era bannato, oppure in generale quando viene messo in weak side anche in matchup sfavorevoli, riesce sempre a tirare fuori qualcosa in più rispetto ad altri. E secondo me questo è veramente un enorme pregio dal lato dei GG Esports, perché hanno veramente almeno un carry e hanno un top laner su cui possono contare in uno split dove in particolar modo la top lane non ha le performance che abbiamo visto negli scorsi split. Come perfetto. Ruolo. Direi un'analisi molto dettagliata, precisa e approfondita come sempre, Ferrecton. Ferrecton, voglio salutarti. Quando dovrai scocciare? Non lo so, vediamo. Io avrei una domanda prima che tu te ne vada, però certo, al volo. Vai, vai, tutto proprio tuo. Per Ferrecton, anzi, in realtà sono due le domande. La prima è perché hai citato l'organizzazione dei Gaia, che non si sa ancora bene che cosa, quali sono le notizie. Potresti approfondire quello che hai detto oppure non si può dire? Ovviamente il dramma è pubblico, quindi nel senso lo si può andare a ricercare. Come sappiamo ci sono state molte modifiche interne, tra cui il licenziamento praticamente di tre quarti dello staff, tutto il caos che è successo con i social media manager, hanno dovuto anche cambiare pagina Twitter, ci sono state velate minacce di bisogna state attenti ad ex personale che lavorava all'interno dell'organizzazione Gaia, del tipo io mi guarderei intorno, che insomma non mi sembra esattamente un comportamento consono al proprietario di un'organizzazione di una RL, specialmente in un panorama come League che tende ad essere molto sorvegliato sotto questo punto di vista, no? Dove queste molto cose pubblico, vengono prese, esatto, vengono prese molto seriamente. Inoltre aggiungerei, sì, ci sono ancora dubbi su alcune cose interne che ancora devono essere chiarite, il passato di alcuni membri del team, quindi ci sono state minacce a dei giocatori, adesso non so se questa cosa sia vera o meno, però questi sono i report che sono usciti pubblicamente e vediamo quale sarà la decisione di PG in merito e se succederà qualcosa internamente che possa potenzialmente scoraggiare i ragazzi, perché alla fine il clima di team si crea anche su queste situazioni. Certo. Diciamo che a noi interessa più vederli giocare che tutto questo di contorno, però comunque... Ovviamente, siamo tutti d'accordo. Poi, ovviamente, io, essendo anche molto vicino ad Enz, voglio sempre vederlo, no? Voglio che lui abbia successo. Quindi, anche se l'ha già avuto, però, non ha, credo, più nulla da dimostrare, però... vederlo vincere per me sarebbe solo un piacere, o comunque arrivare in Masters. E invece, proprio a proposito di questo, l'altra domanda era sul punto di vista sentimentale, perché tu lo scorso split hai cocciato i Samsung Morningstars e adesso li hai mollati e li vedi lì. Quanto fa male questo? Se fa male? Più che far male è stato
il rapporto con Samsung, almeno lato mio, e anche lato del management di Samsung, è sempre stato incredibilmente positivo. E siamo andati via da buoni amici. Ovviamente fa male, perché Plati è comunque una persona che rispetto e con cui ho lavorato insieme. E vedere lui come head coach in questa situazione ovviamente fa male. Mi fa particolarmente male più che altro vedere le performance di quello che è la bottom lane in questo split, perché dovevano essere i pilastri del team, no? Tutti quanti, quando parlavano di Samsung, quinti, quarti, dicevano perché veramente Seddi e Darkly dovranno essere un po' i due pilastri del team. E purtroppo questa cosa non si è dimostrata, anzi sembrano essere proprio il punto più debole. E paradossalmente è stato Consequent uno dei player che ha avuto il maggiore step up all'interno di questo split, ancora una volta tornando sempre all'argomento della top lane, che in questo split non è il miglior ruolo, specialmente in paragone ai precedenti split. Perciò le performance Consequent molto positive, purtroppo non è stata abbastanza per il team, che specialmente per quello che riguarda Darkry, per quello che riguarda Seddi, ma ancora di più secondo me per quello che riguarda Widowmaker, secondo me stanno avendo dei grossi problemi. È chiaro che ci siano problemi di champion pool, è chiaro che ci siano problemi di coesione, di idea all'interno del team. Ci sono dei buoni spunti in draft, secondo me. Il problema è che ogni volta l'esecuzione sembra avere dei problemi da qualche parte, che sì, è veramente un peccato, perché ripeto, Samsung è una di quelle org che vorresti sempre vedere all'interno del PG Nations, quindi vederlo in zona relegation o comunque a rischio di entrare nel relegation mi rende abbastanza triste, sì. Grazie Andrea, a sto punto penso che possiamo iniziare i saluti finali, i saluti di rito da questo punto di vista. Ringraziamo ovviamente Ferracton, e mi raccomando, seguitelo su tutti i suoi social, lo trovate come Just Ferracton su Twitter. Ferracton me l'avevamo preso. Tra l'altro ricordo che Deugemo è un account che prende non viene, cioè semplicemente l'account che esiste Deugemo, ma nient'altro. Hai provato anche Deugemo con lo zero oppure tutte queste cose qui? No, quella Deugemo con lo zero ce l'ho su Instagram, perché su Instagram ci siamo Deugemo Clavo. Insomma, mi hanno rubato un po' tutto, ma vabbè, questo non è importante. Quando diventerò uno famoso potrei mettere Deugemo mistake. Non avrai il verify. Esatto, reclamerò tutto quello che voglio. Deugemo che sì, Deugemo Ferracton, grazie mille per la tua disponibilità, per essere stato qua con noi, è stato davvero un piacere. Grazie alla mille, prossima, ancora, ovviamente. Alla prossima. E Andrea, lascio ovviamente a te, da parte mia è tutto, lascio a te i saluti finali di rito e poi do l'appuntamento io subito dopo. Va bene, grazie Francesco. Allora, visto che ci siamo, io volevo ringraziare tutta la redazione di Atleta News che ci ha permesso di fare questa trasmissione e che ci permetterà di fare anche altre trasmissioni per tutta la settimana. Vi ricordo l'appuntamento, abbiamo un appuntamento mercoledì con le interviste, giovedì con la Tradolk e venerdì per un altro appuntamento dello Studio League. Ma se digitate punto esclamativo schedule in chat potete vedere la nostra programmazione settimanale che verrà aggiornata di volta in volta. Quindi ringrazio ancora una volta Mattia Mingione dalla regia che tutto vede e tutto tocca, ringrazio Nicolò Masini, il generale, ringrazio Giulio di la redazione che si è divertito anche lui un po' a moderare la chat e tutto quanto, e passo la parola a te Deugemo, grazie ancora per la chiacchierata e direi anche a venerdì prossimo. Esatto, noi ci rivediamo sicuramente venerdì prossimo a partire dalle 15, alle 15:17 ancora una volta con Atleta League, questo nuovo format di approfondimento su tutta la scena competitiva internazionale ma anche italiana di League of Legends, non ci dimentichiamo ovviamente del PG Nationals. Da parte mia, da parte di tutto Atleta News ovviamente è un ringraziamento a tutti coloro che hanno seguito, che sono stati anche semplicemente per un saluto. Se ovviamente avete qualsiasi tipo di feedback su qualcosa che potremmo portare, migliorare, modificare, fatecelo sapere, noi siamo completamente a disposizione per qualsiasi critica costruttiva, quindi non insultateci, quelli purtroppo non li teniamo in conto, mi dispiace. Detto ciò, alla prossima e ovviamente, come sempre, buoni sport a tutti. Ciao! Grazie per averci seguito, se ti è piaciuto quello che hai visto lascia un mi piace al video e iscriviti al canale.
Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook. I link li trovi in descrizione. Ciao, a presto!